questa giornata di studi su Massen. Vi ringrazio tutti moltissimo per essere qui, naturalmente i relatori che hanno accettato il nostro invito. Ringrazio gli studenti che sono già accorsi, ringrazio chi si è collegato per sentirci. In apertura dei lavori erano previsti i saluti introduttivi del direttore di ISIA Urbino, Jonathan Pierini, che purtroppo non può essere con noi per una serie di impegni istituzionali dell'ultima ora che l'hanno, richiamato fuori dalla nostra riunione. Faccio io gli onori di casa da parte del direttore, che naturalmente ringrazia tutti i relatori e tutti gli studenti e il pubblico per essere qui con noi a ragionare, lavorare intorno alla figura di Massen. E il direttore sottolinea, e io con lui, il fatto che siamo veramente contenti, veramente felici di aver potuto ospitare questa iniziativa e di essere riusciti a organizzarla nonostante tutte le difficoltà del momento. Credevamo però fosse importante, e qui mi associo in pieno al pensiero del direttore, fare questo evento ora, quindi creare un momento per riflettere adesso su una figura così importante, così interessante e non esplorata a sufficienza come quella di Massen, e ci è parsa l'occasione giusta per poter inaugurare, ecco, un momento di studi dedicato a questa figura. Il direttore, pertanto, vi porta i suoi saluti e io mi associo ai suoi saluti, e direi che con questa introduzione di Jonathan Pierini e con i suoi saluti introduttivi possiamo dare il via ai nostri lavori, con qualche minuto di anticipo. E la prima relatrice della giornata di oggi è Monique Langlois, che è qui con noi collegata. La presento in breve. Monique Langlois è stata la compagna degli ultimi anni di vita di Massen, ma è stata anche la persona che lo ha affiancato nelle sue ultime sperimentazioni grafiche, tipografiche in questi suoi ultimi anni. Nello specifico l'ha affiancato come correttrice, come redattrice molte delle sue ultime opere autoprodotte, sono uscite sotto l'etichetta di Tipografia Espressiva, una piccola etichetta creata grazie a una piccola associazione indipendente che ha anche funzione di casa editrice, che Massen ha portato avanti dal 2007 fino agli ultimi giorni prima della sua scomparsa. Ed è stata anche molto vicino a lui nel momento della scrittura e della pubblicazione del suo ultimo libro, che si intitola Da moi à l'autre e che racconta la sua vita, la sua opera tipografica, ed è uscito per Albin Michel nel 2016. Qui in questa occasione sarà lei a introdurre i lavori del convegno con un breve schizzo, un breve ricordo e le sue riflessioni su una persona estremamente importante che lei ha conosciuto da vicino. Do pertanto la parola a Monique per il suo primo intervento, per il primo intervento di oggi, dal titolo Massin la chanteur. Merci Monique, a vous. Bien, ben merci beaucoup. Je ne vais pas retracer toute la biographie ni toute la carrière de Massin, mais simplement ce dont j'ai été témoin. Donc Massin a accompagné d'abord toute mon enfance comme ami de la famille, et je peux dire qu'effectivement qu'il a terminé sa vie avec moi. Vous m'entendez bien? Ça va? Le son, ça Bien va? sûr, oui, ça va très bien. Alors, mes souvenirs d'enfance les plus précis commencent à Meudon Bellevue, pas loin de chez l'écrivain Céline. Mes parents y avaient acheté en 1952 une maison qui avait permis de réunir toute la famille. Donc, le grand homme de mon père était Balzac, à l'étude duquel on peut dire qu'il a consacré sa vie. Il a été fondateur du Courrier balzacien, puis des Études balzaciennes, et responsable de plusieurs éditions de Balzac, celle chronologique du Club français du livre avec Albert Béguin, et surtout l'édition en fac-similé des exemplaires personnels de Balzac, corrigés de sa main, dans les bibliophiles de l'original,
dans les années 60. Il a aussi été directeur de la Pléiade un certain nombre d'années chez Gallimard. Donc, toute petite, je connaissais déjà Massin et sa femme Huguette, avec qui mon père travaillait depuis plusieurs années. Mais à partir de notre installation à Meudon, ils sont venus très souvent chez nous avec leurs deux chiens bassés, dont l'un s'appelait Gaston, en hommage à Gaston Gallimard, et l'autre était une chienne qui s'appelait Pélagie. Ils habitaient un studio, ils étaient un peu à l'étroit, ce qui fait que du coup, ils sont venus très souvent chez nous. Massin a parfois passé toute la semaine avec mon père pour réaliser un travail. Moi, j'en avais pas le souvenir, c'est lui qui me l'a raconté bien des années après. Donc, et en tout cas, nous... Lui me ne parlò anni dopo, quando ci conoscemmo meglio. E quindi cosa succedeva? Succedeva che insomma c'era un rapporto, è diventato un amico sempre più stretto, partecipava a tutte le feste di famiglia, per esempio, a tutti gli eventi, e aveva anche un laboratorio molto molto interessante, per esempio. E io ho fatto una foto sua, e ho visto che c'era lui dietro quel dispositivo. Quindi vorrei mostrarvi anche qualche foto. Dunque, questa prima foto è una foto in cui l'ho rivisto all'epoca e vedo un uomo molto molto giovane che condivideva in questo caso il gioco del calcio, e questo è Massin nel nostro giardino a Sautillon. Elle a été prise avec un brownie flash, c'est pourquoi elle est pas très bonne, parce que c'était l'appareil qu'on offrait aux enfants pour leur communion en général. Monique, pardon, est-ce que vous pouvez aller sur le partage d'écran, parce qu'on ne voit pas vos photos. On vous voit, vous, à l'écran, mais on ne voit pas vos photos. D'accord, je vais sur partage d'écran. Voilà, c'est bon, parfait, c'est voilà. Super. C'est bon? Parfait. Bon. Voilà, donc voilà, ça c'est Massin rentrant dans notre jardin, comme je l'ai dit. J'ai retrouvé un certain nombre de photos de planches contact de nos anniversaires et communions quand j'ai retrouvé Massin, donc en 2007, réveillon, mariage, dont beaucoup d'ailleurs que je ne connaissais pas. J'ai ainsi découvert, par exemple, que mon père avait joué de la trompette à Étampes. Je ne lui ai jamais vu le moindre instrument entre les mains et je l'ignorais totalement. Et aussi que mon père avait repeint la grille avec Huguette, il plaisante avec un pinceau, donc la femme de Massin. Et donc, à partir des années 50, j'ai retrouvé un certain nombre de planches contact, enfin bon, que j'expliquerai tout à l'heure. À partir des années 50 jusqu'en 66, quand mon père a quitté Gallimard pour créer sa propre maison, d'édition, parfois avec quelques années d'intervalle, Massin et mon père ont toujours travaillé dans les mêmes maisons. D'abord le Club français du livre, puis le Club du meilleur livre où Massin a entraîné mon père. Ayant quitté le Club français du livre à la suite de Robert Carlier, Massin commença à s'installer à son compte. Mais comme il avait le Club du meilleur livre parmi ses clients, il y deviendra finalement salarié à partir de 1954. Mon père y est entré en 1956 et a poursuivi l'aventure jusqu'à la fin en 1959. Un an auparavant, donc en 1958, Massin était rentré chez Gallimard, qui en réalité était la maison mère du club, et mon père y est entré en 59, donc jusqu'à 66, comme directeur de la Pléiade. Il avait été recruté pour préparer de son vivant une édition de Céline dans la Pléiade, ce qui à l'époque était exceptionnel, comme Céline le souligne d'ailleurs dans Rigaudon et aussi dans sa correspondance. Donc, Rigaudon, c'est sa dernière œuvre posthume. Mais Céline est mort avant, et avant la réalisation de ce projet, il est sorti après sa mort. Bon, je peux dire que Massin n'était pas par nature nostalgique, mais il évoquait avec un grand bonheur la période des clubs comme une période de grande liberté de création et d'innovation. Autodidacte comme graphiste, on disait à l'époque d'ailleurs plutôt maquettiste, il a fait son apprentissage au Club français du livre. Et n'oubliez jamais de rendre hommage à Pierre Faucheux, qu'il avait commencé par imiter avant de trouver son propre style. Mes souvenirs plus précis datent de la période du Club du meilleur livre. À l'époque, les enfants ne participaient pas au dîner des adultes, mais je garde l'impression que le club fonctionnait comme une grande famille. C'était peut-être vrai aussi pour le Club français du livre, car j'entendais Massin, d'Arches, Robert Carlier, mon père, surnommé Papa, en son absence bien sûr, Jean-Paul L'Hôpital, un des directeurs fondateurs du Club français du livre.
L'ambiance au Club du meilleur livre était joyeuse. Et de cette époque, je garde le souvenir de fêtes mémorables, réveillons en particulier, chez les uns ou chez les autres, regroupant les Massins, Robert Carlier, Josette Witorski, Jacques D'Arche, qui est un grand ami aussi disparu trop tôt, et d'autres encore. Ces fêtes se passaient chez les uns ou chez les autres. Tous d'ailleurs étant passés du Club français du livre au Club du meilleur livre, Robert Carlier étant le premier en 1952 à avoir entraîné les autres petit à petit. J'avais quelques planches contact que je passe comme ça. Bon, ça, c'est des photos de famille, communion. Ça, c'est Robert Carlier et mon père. Alors, il y a eu un repas, je vais en parler. Donc, la photo, cette photo-là, mais surtout la photo, celle-ci, qui est un détail d'une planche contact, que je crois, non, ce n'est pas celle-ci, celle-ci. Voilà, le détail d'une planche contact qui se trouve ici. Voilà, c'est le détail de cette planche-là, cette photo. Elle représente une réception dans un restaurant à l'occasion de l'entrée de mon père et peut-être de quelques autres au Club du meilleur livre. On y voit ici Huguette, la femme de Massin, mes parents, et on voit aussi Robert Carlier ici, mais il y avait aussi à ce repas Boris Vian, Armand Lanoux, que je crois il est un petit peu maintenant oublié. Alors, je passe le détail. Alors, voilà, Boris Vian, donc. Et puis, Massin, alors, ce n'est pas une photo qui a été prise à ce repas, puisque c'est lui aussi qui a photographié. Mais c'est une photo qui, de cette époque, qui le représente bien. Ensuite, voilà, donc ça, c'est les gens. Donc, Massin a toujours été en quête d'idées novatrices et des idées, on peut dire qu'au Club du meilleur livre, ils en ont eu. C'est les réalisations de cette époque du Club du meilleur livre que Massin aimait particulièrement montrer aux visiteurs, étudiants, chercheurs, journalistes, qui venaient jusqu'à la fin lui rendre visite et qu'il accueillait toujours avec du champagne. C'était un temps où tout était permis dans l'innovation, sans avoir trop à se préoccuper des coûts de production, ce qui serait inimaginable aujourd'hui. Au grand dam du premier directeur de fabrication du Club du meilleur livre, qui s'appelait Éric William Mercier, et que je cite... Massin était l'enfant gâté de Robert Carlier. Il faisait absolument ce qu'il voulait. Lui dire non, c'était s'attaquer à Carlier. Ce fut pour moi une torture pendant toute la période du club. Et Mercier, d'ailleurs, a été remplacé par mon père comme directeur de fabrication. Et s'il est vrai que l'endettement du club devint considérable, ce n'était pas la seule responsabilité ni de Carlier ni de Massin. Le Club français du livre était un mastodonte. Et le club du meilleur livre avait été créé pour lui faire concurrence, mais il n'a jamais fait le poids. La réalisation la plus emblématique du club est sans doute, mais je pense que quelqu'un y reviendra, mais je passe rapidement, le miroir de la magie de Seligman, avec sa couverture en maroquin rouge, dans laquelle était inséré un sorcière style empire, et sur lequel le souffle laissait apparaître un visage de diable. Malheureusement, ce visage a disparu au fil du temps parce que c'était fait avec un vernis à base d'acide et il n'a pas résisté. Le tout était dans un luxueux coffrage noir dans lequel il avait fallu faire une encoche pour rentrer le miroir. Enfin, Massin raconte dans son journal En désordre les difficultés et le coût d'une telle réalisation, d'autant que le graveur ne pouvait réaliser qu'un seul miroir par jour. D'autres réalisations, des objets incrustés, des pages de garde d'images superposées sur des transparents, l'utilisation de divers papiers comme du papier de boucherie, sont autant de trouvailles géniales. Alors là, c'est Hubert Roy avec papier de boucherie pour le texte et papier blanc pour les dessins. Voilà, les pages de Hubert Roy. J'avais mis celui-ci, mais en fait, l'exercice de style avec son coffrage, avec une boîte qui représente la chemise du personnage, avec un bouton, ça, c'est pas au club, c'est chez Gallimard, plus tard. Donc, nous avons continué durant toutes ces années, après le club, quand Massin était directeur artistique chez Gallimard, mon père directeur de la Pléiade, puis des bibliophiles de l'original, à nous retrouver avec mes parents
soit dans leur maison de campagne à Étampes. Vous n'êtes pas gêné par le bruit des machines à côté, ça va? Je leur ai demandé de ne pas faire de bruit aujourd'hui. Soit dans la maison de mes parents près de Fontainebleau, soit à Paris, dans l'un ou l'autre appartement. Mmh. Nous avons vu grandir ses filles. Il a aussi connu mon mari, mon fils, mes frères, mes sœurs, enfin, jusqu'à 1975. Car en 1975, rentrant d'Afrique, où j'avais un poste au lycée international de Libreville, nous avons appris dès la descente d'avion que mon père, âgé de 56 ans, était atteint d'un cancer incurable. Nous avons évidemment passé les 2 mois d'été à son chevet. Tous les jours, Massin est venu voir mon père, lui tenant compagnie, lui racontant des anecdotes, essayant de le distraire. Une prouesse pour quelqu'un qui ne tenait pas en place. J'ai dû regagner mon poste au Gabon et j'ai su qu'il est venu jusqu'à la fin proposant sans cesse son aide. Je suis revenue fin novembre 1975 pour les obsèques de mon père, où bien sûr j'ai revu les Massins, j'ai dû rejoindre mon poste au Gabon et puis le grand silence. Nous avons eu un échange de courriers de temps en temps pour le décès de sa femme en 1993. Je lui avais envoyé un mot et aussi pour l'exposition qui lui avait été consacrée par la librairie Nicaise et qui avait donné lieu à une double page dans Le Monde. Il m'a toujours répondu gentiment, mais bien que demeurant tous les deux dans Paris, nous n'avons jamais pensé nous rendre visite. Il était avant tout l'ami de mes parents et même si je suivais de loin en loin ce qu'il produisait, je ne savais plus grand-chose de sa vie. Et en 2007, le 1er février précisément, alors que je venais de prendre ma retraite, une collègue dont le mari était professeur à l'école Estienne, c'est une grande école de graphisme, et grand admirateur de Massin, et qui savait que je le connaissais, m'a invité à me joindre à eux pour l'exposition qui lui était consacrée à l'ENSAD. L'ENSAD, c'est l'École nationale supérieure des arts décoratifs. D'abord, Massin ne m'a pas reconnue, évidemment. 32 ans s'étaient écoulés. Mais quand je lui ai dit mon nom, il a été très ému. Comme il était très sollicité et a dû partir sans que nous ayons échangé plus que quelques mots, le lendemain, il est retourné à l'ENSAD pour essayer de me retrouver dans la liste des invités, mais je n'étais pas invitée. Finalement, c'est moi qui l'ai rappelé, car comme il n'avait jamais déménagé, je connaissais parfaitement son adresse. Nous étions veufs tous les deux. Nous ne nous sommes plus quittés, passant nos fins de semaine avec son chien Charlus. Avec son chien Charlus, qu'on aperçoit ici, et mon chat Nénuphar dans sa maison d'Étampes, où j'ai découvert des merveilles. Nous avions des points communs que j'ignorais. Une commune passion pour Proust, un ancrage en Beauce, je ne connaissais pas ses origines beauceronnes, qui étaient aussi celles de mon mari, avec qui j'ai partagé durant plus de 30 ans une maison de campagne, plus près d'Illiers-Combray, relié à Proust, que de Chartres, et aussi tous ces gens que nous avions connus. Voilà, une autre... Donc, Massin dans son atelier à Étampes, dans sa maison de campagne. J'ai participé à l'aventure ô combien artisanale des typographies expressives. L'association est née en 2006, juste avant que je retrouve Massin, qui m'y a fait entrer comme trésorière. Et petite main aussi pour certains ouvrages qui demandaient des collages, comme les mots en liberté futuriste de Marinetti, ou même de la couture, comme le rendez-vous. Massin a toujours eu la préoccupation de l'interaction des arts et de la correspondance entre les sens à la manière des synesthésies exprimées dans le poème de correspondance de Baudelaire ou le poème voyelle de Rimbaud. Il avait déjà fait l'ébauche de plusieurs ouvrages de transcription graphique de voix ou de partition, sans parler de la cantatrice Chauve, bien sûr, car il était mélomane dans l'âme. Il y travaillait depuis plusieurs années. Je ne donne ici que quelques exemples, car en l'espace de 8 ans de vie, les typographies expressives se sont arrêtées en 2014 et non pas juste avant sa mort, parce que elle s'était trop ruinée, je l'explique après. Les typographies expressives ont comporté 97 titres, touchant à tous les domaines et à tous les genres, pas toujours d'ailleurs en rapport avec la typographie. La réalisation la plus emblématique et la plus aboutie est celle du Pierrot lunaire de Schoenberg, dont je montre ici la couverture. Je montre, alors là, le livre paru dans Typographie expressive est la 6e version. Il s'agit de la transcription graphique sur une portée des paroles manuscrites numérisées lettre par lettre en guise de notes. Les couleurs représentent la hauteur des notes,
Le fond est constitué par le détail de tableaux expressionnistes de la même époque et le tout a donné lieu à une très belle représentation au festival. Alors je montre le détail des pages aussi. Donc voilà, c'est le même principe, mais les tableaux changent. Ils sont d'ailleurs impossibles à reconnaître parce qu'ils ont été en plus déformés par le traitement photographique. Voilà le détail donc des lettres avec la gamme des couleurs qui pour montrer à quelle note elles correspondent. Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu réellement interpréter le texte comme ça parce qu'il y a pas la, il y a pas le, on distingue pas les noires des blanches, enfin la longueur des notes. Donc mais enfin c'est quand même c'est un très bel ouvrage. Donc le tout a donné lieu à une très belle représentation au Festival de Strasbourg en 2018. Magistralement interprétée par Maddalena Kripa et mise en forme par Valentina Mancia, aidée de techniciens, car ce fut une prouesse. La mise en page de Massin était animée par l'apparition du texte sur la portée au fur et à mesure que la voix les prononçait, et le tout défilait sur un écran placé en haut de la scène, au-dessus de la chanteuse. Je pense avoir à peu près résumé rapidement la manière dont ça s'est passé. Une autre expérience fut l'interprétation graphiste de la pièce de Jean Cocteau, La voix humaine. Alors, j'ai plusieurs photos qui expliquent directement sur la photo. Donc ça, c'est la quatrième de couverture qui résume l'argument de la pièce de Cocteau. Un dialogue au téléphone entre une femme que son amant vient de quitter et l'amant. On n'entend que la femme et on devine les répliques de l'amant. Mais le texte, les paroles de la femme, l'écriture marque les sentiments de la femme. Donc ici, elle est relativement calme. Ici, on a le regard tourmenté de la femme au téléphone et l'écriture qui commence à s'agiter, disons. Et puis, et donc là, on a carrément des silences, des paroles qui sont prononcées presque inaudibles et d'autres qui sont prononcées très très fort parce qu'elles crient. Voilà. Donc Massin également fait plusieurs versions de cet ouvrage. Ensuite, on a l'interprétation photographique également de graphique de la foule de Edith Piaf. Donc ici, le visage de la chanteuse est traité comme dans la country chauve en silhouette noir et blanc. Et donc ici, voici la couverture de la foule. Et Massin explique comment il en est venu, après l'essai de plusieurs matériaux insuffisamment étirables, à imprimer le texte lettre par lettre sur des préservatifs, au grand étonnement du pharmacien, à qui il a dû expliquer l'usage qu'il en faisait. Il aimait beaucoup raconter cette anecdote. Il a fait d'autres interprétations de chansons, notamment celle de Lily Marlène, représentée par l'actrice Anna Chigoula. Voilà. Donc c'est une image de couverture tirée du film de Fassbinder. Et donc, Anna Chigoula a été très très contente de ce livre. Elle a dédicacé tous les exemplaires, mais je crois qu'il n'y en a eu qu'une vingtaine parce qu'il était extrêmement coûteux. Donc voilà. Donc c'était le visage d'Anna Chigoula qui était sur la portée, qui représentait les notes de la chanson, avec le texte en dessous en allemand. Vers 2014, Massin a mis fin aux typographies expressives trop ruineuses. Les tirages étaient de 100 exemplaires maximum, souvent moins, sans diffusion chez les libraires, qu'il allait voir un par un. Il avait un site internet, mais qui était un peu confidentiel et puis qui arrivait un petit peu tard aussi. Donc, on peut dire que les typographies expressives furent une sorte de laboratoire expérimental. En 2016, Massin a publié son dernier ouvrage autobiographique, D'un mois à l'autre, chez Albin Michel, où il évoque au fil de la plume et sans ponctuation ses souvenirs. On voit à quel point la période de la guerre l'a marqué et à quel point ses souvenirs étaient nombreux et précis. Il y a travaillé avec intensité durant des mois. Quand le livre a été publié, il n'avait plus vraiment de projet. L'inaction pour cet hyperactif était inimaginable. Il a commencé à s'ennuyer et aussi à décliner. Nous avions multiplié les voyages jusqu'en 2016. Il a parfois donné des conférences, comme à Saint-Pétersbourg en 2011 ou à Lisbonne en 2012.
jusqu'à ce que sa marche devienne vraiment difficile. Son dernier voyage fut le festival de Stresa en 2018, qui lui a procuré une grande joie. Et ici, c'est la dernière photo de Massin en 2019, donc un an avant sa mort. Donc toujours à la recherche de nouveaux projets, journaliste, romancier, photographe, affichiste, graphiste, mais aussi ami fidèle et généreux. On peut dire que Massin a une vie bien remplie et qu'il laisse un grand vide. Voilà. Grazie mille. Voilà. Grazie mille Monique, grazie mille per questo ricordo di Massin, sia nella sua quotidianità, ma vediamo che nella sua vita, la sua quotidianità si è sempre strettamente intrecciata anche al suo lavoro e alle sue passioni, e ci ha fatto molto piacere che tu abbia potuto introdurre per noi sia l'uomo Massin che il grafico Massin, iniziando già a raccontarci di questo suo grande lavoro di sperimentazione durato una vita in diverse forme attraverso diverse realtà editoriali, da Gallimard fino all'ultima avventura, veramente ancora tutta da scoprire dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dell'approfondimento critico che è tipografia espressiva. Quindi ringrazio Monique per questo intervento di introduzione che fa da cornice, direi, perfetta a tutti i nostri lavori. E passo molto velocemente, molto rapidamente dal ruolo di organizzatrice di questa giornata a quello di relatrice per presentarvi alcune riflessioni a partire da Massin intorno a un tema che mi sta molto, molto a cuore. Il titolo di questo intervento, lo vedete, è Massin o della variazione creatrice. È un intervento all'interno del quale vorrei sia lavorare di cornice, quindi fornire tutte le informazioni di base che potranno essere utili per ragionare al meglio sulla figura di Massin all'interno della giornata di oggi, ma allo stesso tempo tenterò anche di offrire una chiave di lettura del suo lavoro, che pur essendo stato così variegato, pur essendo stato così complesso, pur avendo preso innumerevoli aspetti nel corso degli anni, mi sembra possa essere riassunto in modo molto efficace all'interno di questa idea di variazione e di un tipo particolare di variazione, perché è di variazione creatrice che appunto vogliamo parlare oggi. E cosa intendo per variazione? Per ora è sufficiente anche soltanto dare uno sguardo a questa definizione di dizionario. Intendo per variazione molto in breve ogni cambiamento, ogni mutamento in qualcosa, nella fisionomia di qualcosa, tale da mantenere intatta però la consapevolezza che si tratti sempre di una modulazione, di una trasformazione di un medesimo tema di partenza. Quindi se c'è variazione non c'è qualcosa di radicalmente nuovo all'orizzonte, ma c'è qualcosa che ritorna, che si riaffaccia a partire da una modificazione. Non è secondario né per Massin, né per questa definizione, il fatto che la variazione abbia un'accezione anche musicale. Vedremo quanta parte importante avrà nella sua vita il rapporto tra grafica e musica. La mia impressione è che ragionare sulla variazione possa appunto fornire una chiave di lettura attraverso una produzione così variegata e così estesa. C'è una spinta continua alla trasformazione, alla modulazione e al cambiamento, e potremmo davvero essere tentati di identificarla come il basso continuo di tutta la produzione di Massin. Mi sembra prezioso trovare un punto di appoggio per poter riflettere su tutta la produzione di Massin, anche se, come noi sappiamo, ha avuto innumerevoli aspetti. Passiamo dal lavoro editoriale più classico, come ricordava anche Monique Langlois in precedenza, per Gallimard, ma anche per altri editori, a quello decisamente più sperimentale che vedete in questa prima immagine. Quindi, perché ridurre, diciamo, la varietà e
la molteplicità di produzione ha, come dire, innumerevoli aspetti, innumerevoli passioni all'interno di un'unica figura, invece non tentare un'ipotesi che unifichi tutte queste direzioni all'interno di un intento centrale. Per fare tutto questo, forse la cosa più utile è partire da effettivamente qualche dato biografico, e quindi dal momento in cui Massen si afferma, inizia a interessarsi a quelle che saranno le sue passioni, al modo in cui la sua vita, anche lavorativamente molto variegata, molto complicata, si sviluppa. Massen innanzitutto nasce, come vediamo anche qui in calce nella firma dell'articolo Rencontre avec Céline, come Robert Massen, ma come noi tutti sappiamo, ha abbandonato molto presto il suo nome per dedicarsi soltanto al suo cognome, che ha mantenuto come pseudonimo, e come tale appunto viene ricordato. Massen nasce nella Beauce, quindi nei dintorni di Chartres, e leggenda vuole, un aneddoto che gli stesso amava molto raccontare, impara a scrivere, forse prima ancora che a leggere, sperimentando con lo scalpellino del padre incisore. Da qui una pratica e un corpo a corpo da subito con la scrittura e con la scrittura tipografica. Dopo i primi studi e dopo le prime passioni letterarie, nasce in Massen innanzitutto l'idea di poter diventare un giornalista, di poter diventare uno scrittore, di poter affermarsi sulla scena culturale in questa veste. In realtà l'esordio e la punta di massima affermazione di Massen nel giornalismo sono nell'articolo che qui vedete, che poi tra l'altro è una delle pochissime interviste rilasciate da Céline in Danimarca, ma subito dopo è la via della grafica quella che si apre al giovane Massen. A poco più di 20 anni, l'incontro capitale con il Club Français du Livre prima e il Club du Meilleur Livre poi gli apriranno le porte, come già Monique dipingeva molto bene, di un mondo di sperimentazione assoluta, una grande famiglia in cui tutto era concesso dal punto di vista della produzione e della sperimentazione, che di sicuro forma l'animo e le passioni di un giovane grafico quale Massen. Prosegue la vita di Massen, cambiano ancora le sue priorità e i suoi interessi. Leggenda vuole che lui stesso a proporsi nel 58 a Gaston Gallimard in persona, dicendogli di poter lui da solo prendersi cura della veste grafica dell'intera casa editrice. E diventa pertanto, visto che questa proposta viene entusiasticamente accettata, primo direttore artistico di Gallimard. A director diremmo noi oggi con parole più moderne. E, ci sembra una figura consueta, ci sembra un percorso canonico, ecco, ai nostri occhi contemporanei, ma se ricordiamo che nel 58 non esisteva nessun art director con un ruolo simile a quello di Massen in Francia, ci rendiamo conto di quanto fu epocale e certamente seminale il suo ruolo in quell'epoca. All'epoca di Massen, all'epoca della spregiudicata proposta di Massen, erano soltanto i tipografi a prendersi cura di tradurre i desiderata dei redattori rispetto alla composizione del titolo delle pagine. Non c'era nessun intervento visivo della casa editrice nell'ultimo anello, diciamo, della filiera produttiva. Quindi quello che Massen si propone di fare è qualcosa di assolutamente inedito in Francia e che inizia ad affacciarsi come professione vera e propria, ad esempio, al di là della Manica, con un lavoro analogo che Germano Facetti fa per Penguin quasi negli stessi anni. In ogni caso, in Francia, Massen è il primo a fare della veste editoriale un mestiere vero e proprio. In questo periodo di grandi sperimentazioni, di grandi consolidamenti, della predisposizione di una tradizione visiva per Gallimard, Massen, come vedremo, si interessa anche ad altre cose, inizia a coltivare quelle sue passioni tipografiche che l'avrebbero portato da una parte a pubblicare quello che è il lavoro suo più celebre, quello per cui è maggiormente ricordato, ovvero la Cantatrice Chauve, e d'altro canto anche a pubblicare
il saggio più importante della sua produzione di ricerca, che è la Lettre et l'Image. Del 2006, come già ricordava Monique, se vogliamo ricordare anche questa data come data importante, invece la fondazione di tipografie espressive come associazione e casa editrice autonoma. È facile vedere dunque come anche soltanto un primissimo excursus biografico siano molte diverse le anime grafiche di Massen, siano molti diversi Massen che si avvicendano nella sua biografia. C'è un primo periodo più sperimentale in cui la grafica editoriale equivale a un grande laboratorio di libertà, un grande laboratorio di amplissime sperimentazioni. Accennerò brevemente, ma sarà uno dei temi di cui parleremo a lungo oggi in questa giornata. A questo primo periodo di grande sperimentazione segue un periodo di standardizzazione, nel senso che Massen da pioniere crea, come dicevamo, per Gallimard un'identità visiva. È un periodo interessante e importante, ma è certamente diverso dalle sperimentazioni precedenti. Un altro Massen ancora è quello che si occupa di ricerca, è quello che si occupa di studi, è quello che, anche se da autodidatta, porta avanti una ricerca sulla grafica, sulla scrittura e sulla visualità. E l'ultimo Massen, se vogliamo, è quello ancora più sperimentale, quello che esaspera, amplia e approfondisce gli spunti della cantatrice Chauve, delle prime interpretazioni typographique, in una sperimentazione sempre più ardita, che sposta sempre più il suo lavoro al confine tra grafica e produzione artistica. Mi piace pertanto ragionare di variazione in ognuna di queste tappe, perché la mia impressione è che anche nei momenti più standard, che potremmo definire più canonici della carriera di Massen, sia sempre comunque presente come basso continuo questa volontà di portare la variazione, la modulazione, la trasformazione continua e incessante nella pratica editoriale. Ovviamente la pratica editoriale, la grafica editoriale, la creazione di un'immagine coordinata, così come la preparazione di una maquette o di una copertina di un libro, sono una faccenda di variazione, nel senso che è proprio sulla variazione degli elementi visivi che si gioca la partita della forma visiva del libro e dell'aspetto visivo del libro. Naturalmente nel Club Medie Livre, lo accenno solamente perché ci torneremo, in questo lavoro sulla variazione è un lavoro assolutamente anarchico. Ogni libro fa storia a sé, ogni libro è un esercizio di immaginazione pura, tutto è dato pensare e immaginare all'interno dei confini della coperta, della copertina e della sovracoperta, così come anche all'interno del layout del libro. Quindi un campo aperto di sperimentazione che libro dopo libro cambia codici, cambia possibilità e cambia prospettive. Questo sia per Massen che per, ad esempio, il suo maestro Pierre Fauché, che sicuramente nomineremo tante altre volte nelle giornate di oggi, e ad altri colleghi del Club du Meilleur Livre, tra i quali ricordo Jeannine Fricker, che è stata sua collega, di cui si parla un po' troppo poco anche all'interno del Club du Meilleur Livre. Sperimentazione, dunque, gioiosa su più fronti e senza quasi limiti di budget, secondo una dimensione che a noi oggi appare quantomeno incredibile. Ma appunto vado molto rapidamente su questi passaggi perché voglio fare un campionario il più possibile ampio di questa pratica editoriale di Massen. E dicevamo, la variazione è parte centrale di ogni pratica editoriale, lo è a maggior ragione nel momento in cui ci sia da progettare, da mantenere, da consolidare un'immagine coordinata della casa editrice. Tuttavia, per uno come Massen, costruire un'immagine coordinata anche di collana per Gallimard è sempre comunque lavorare sul filo della variazione estrema. Qui per esempio c'è uno dei progetti che personalmente mi ha sempre affascinato in modo particolare, che è quello per la collana di Imaginaire, che come suo precetto visivo fondamentale ha proprio quello della variazione estrema a tutti i livelli di font, di dimensioni, di layout, di
colori e di sfumature. Tutto quello che è in pagina è pronto ad essere cambiato e a trasformarsi copertina dopo copertina per adattarsi nel miglior modo possibile al titolo di riferimento. Tutto questo, tuttavia, mantenendosi saldamente all'interno dei binari dell'identità di collana. Un discorso simile è quello che naturalmente possiamo ritrovare forse nella più celebre delle creature editoriali di Massen per Gallimard, ovvero il progetto per la collana Folio, che naturalmente esiste ancora, ha avuto dei redesign anche molto recenti, ma che comunque si basa sempre su questo impianto, anche qui come da tradizione abbastanza libero, in cui l'alternanza di immagini trattate nei modi più diversi corrisponde invece a una fissità del titolo di copertina. Già in questo primo periodo di passione per la variazione editoriale, diciamo così, in questo periodo che comunque è segnato da una grande vivacità culturale, Gallimard in quell'epoca era veramente il centro della cultura francese, iniziavano a muoversi in essa tutta una serie di fermenti letterari, filosofici, insomma, che avrebbero portato Parigi a essere il centro culturale europeo che conosciamo in quel particolare periodo degli anni 60 e 70, e in quel particolare periodo si intensificano anche i rapporti di amicizia e di lavoro con l'amico e compagno quasi di scrivania, vicino di ufficio, diciamo così, Raymond Queneau. Raymond Queneau non ha bisogno di presentazioni, c'è chi molto più di me, molto più titolato di me, come Emmanuel Suchet, ne parlerà nel corso della giornata di oggi. Mi interessa qui però ricordare che già nel rapporto con Queneau, Massen, come dire, va ancora più oltre rispetto al regime della variazione che conoscevamo, e inizia a spostare, per così dire, la variazione, la sua passione per la variazione dal campo della routine editoriale a quello della sperimentazione. Nascono così dei progetti che sono a tutti gli effetti dei libri da libreria, che esistono tuttora come progetti editoriali reperibili, soprattutto il primo ancora sempre commercializzati così come li vediamo, ma già dalle grandi connotazioni sperimentali. Il primo è appunto il meccanismo combinatorio che Massen riesce a ideare per la sanguinata de Poème. Sei già in Isia? E il secondo esempio è quello di Exercice de Style. Segnalo chi ha il microfono aperto di chiuderlo, per cortesia. Stanza 6, grazie dell'aiuto. Il secondo esempio è estremamente interessante, in cui vediamo proprio cosa significa allargare le maglie della solita dinamica di variazione editoriale verso qualcosa di più sperimentale, è decisamente quello di Exercice de Style. Lo ricordava già Monique Langlois prima, mostrandoci la magnifica copertina che riassume in pieno i contenuti di questa strana storia di bottoni quasi a rischio di caduta su degli strani paltò su dei tram parigini, ma quello che qui ci interessa di più è quello che Massen riesce a fare dal punto di vista della sperimentazione editoriale. Su un luogo decisamente circoscritto, che è quello del titolo di ognuna di queste variazioni, Massen elabora dei suoi paralleli esercizi di stile, quindi trova il modo per ritagliarsi uno spazio autoriale, anche se in una dimensione parallela a quella di Queneau, per esercitare la sua creatività grafica, naturalmente al servizio di quei contenuti che ogni piccola storia, ogni piccola variazione al tema si occupa di portare. Qui, per esempio, uno degli appunti intorno a Exercice de Style, al modo di lavorare di Massen. Sulla pagina dell'edizione, naturalmente più classica, di Gallimard ci sono le note di Massen su, per esempio, in questo specifico caso,
come fare e come lavorare a una resa visiva dell'idea di prostese, che poi in italiano sarebbe la prostesi, quindi il meccanismo che sviluppa un suono a inizio di parola per scopi fonetici più che altro, ma qui naturalmente lo scopo è molto ludico, quello di Queneau. Quindi il gioco tra l'idea di protesi, l'idea di prostesi, quindi l'idea di costruzione di una serie nuova grazie a un elemento anomalo viene da Massenna accarezzata in modi diversi, da prima con la trasformazione di questa S centrale in un vero e proprio corpo autonomo, a giocare sull'ambivalenza della parola tra prostesi e protesi, e poi invece con una resa un po' più visiva come quella della versione definitiva che vedete a sinistra. L'idea comunque di Massenna è lavorare da a coautore con Queneau, ritagliandosi un proprio spazio per sperimentare, che è quello del titolo, in cui ha la massima libertà di poter immaginare delle varianti tipografiche per dei concetti che poi sono quelli che a Queneau interessa manipolare. Il campo tuttavia in cui vediamo meglio all'opera la variazione, che mi piace chiamare creatrice, in Massenna è naturalmente quello della sua produzione sperimentale. Una produzione sperimentale che naturalmente, soprattutto nel primo periodo, anche sempre inquadrata all'interno di una produzione editoriale, quale ad esempio quella di Gallimard. I titoli di cui parleremo ora, sia La Cantatrice Chauve che Délire à deux, escono per collane speciali, ma escono comunque per Gallimard. Tuttavia, il lavoro che Massenna fa all'interno di questi lavori va deliberatamente oltre le possibilità di variazione prescritte e normate all'interno della pratica editoriale. Quindi non sarà più questione soltanto di copertina, non sarà più questione soltanto di identità di collana, non sarà più questione soltanto di recintare uno spazio all'interno del quale adottare la massima libertà visiva, ma di intendere tutto l'oggetto libro come terreno di sperimentazione. È naturalmente un territorio molto rischioso, è un territorio allo stesso tempo molto affascinante, in cui la produzione grafica si trova gioco forza faccia a faccia con una sperimentazione così ardita da poter essere senza dubbio denominata quasi artistica. Questa sperimentazione al confine tra grafica e qualcosa che la sfida continuamente, qualcosa che la porta quasi a essere definita artistica, è a maggior ragione visibile in lavori ancora più sperimentali, soprattutto nei lavori autoprodotti, in cui l'arte della variazione non è più gioco paratestuale, ma è intesa come qualcosa che si esercita a livello della più minima e della più piccola unità grafica e tipografica, il corpo della lettera. Quindi man mano che Massenna continua ad approfondire la sua riflessione sulla variazione, il suo interesse gradatamente si sposta da un luogo localizzato, deputato alla massima creatività grafica e visiva all'interno del layout editoriale, a una riconsiderazione del layout stesso come macchina per produrre variazioni e per produrre effetti di senso innovativi, a una sperimentazione ancora più radicale che coinvolge il corpo stesso della lettera. Proprio sul filo di queste riflessioni mi piace introdurre un focus specifico sul suo principale lavoro, sul lavoro per il quale è principalmente conosciuto, che è La Cantatrice Chauve, che è un ottimo esempio di come si coniuga quella pratica standardizzata, diciamo, di variazione editoriale e si cerca di innestare in essa invece una variazione grafica che parla già di qualcos'altro, che porta naturalmente dentro l'impronta più caratteristica di Massenna. Grazie alla Cantatrice Chauve, che troviamo naturalmente il nome di Massenna nella storia del graphic design, nella storia in particolar modo della grafica editoriale. Non è quindi un progetto che abbia bisogno di molte presentazioni. Se possiamo
fare una primissima osservazione, possiamo rivolgerci al sottotitolo di quest'opera. Quindi se da, ad esempio in Exercice de style il nome di Massenne, così come quello di Jacques Carelman, anche lui in Exercice de style, illustratore che si presta a queste variazioni stilistiche su Queneau, era confinato, per dire, quasi in nota, qui Massenne diventa coautore di una interpretazione tipografica insieme a Henri Cohen, che è il fotografo il cui apporto qui è fondamentale, che è a sua volta coautore di una interpretazione fotografica di quell'oggetto del tutto peculiare che è la messa in scena della pièce di Ionesco a partire dai dettami e dalla regia di Nicolas Bataille. Cosa accade qui dentro? La cantatrice è un oggetto molto strano, molto complicato da riassumere, anche perché la cantatrice Chauve di Massenne e allo stesso tempo la cantatrice di Ionesco e la cantatrice di Massenne. Ma qual è il rapporto tra le due? Beh, naturalmente tutto il testo che troviamo all'interno della cantatrice Chauve è naturalmente quello classico di Ionesco, parola per parola, riversato così come nell'edizione originale Gallimard, naturalmente, all'interno della messa in pagina di Massenne. Tutto questo subisce però quella che potremmo definire una traduzione, nel senso che se il primo testo, il testo di Ionesco, è naturalmente un testo letterario, un testo verbale, in cui la lettera del testo serve a comunicarci le idee, i contenuti e i valori semantici che Ionesco naturalmente vuole mobilitare per noi, per Massenne questo testo diventa questo, ma anche altro, anche terreno di sperimentazione grafica e tipografica. Diciamo che in questo specifico tipo di traduzione la lingua di partenza, che è il testo di Ionesco, è notevolmente diversa dalla lingua di arrivo, che è il testo così come è stato prodotto e lavorato da Massenne. A voler utilizzare un termine più specificamente semiotico, parleremmo di traduzione intersemiotica, perché la lingua di arrivo è molto diversa dalla lingua di partenza. Non è più una lingua solo ed esclusivamente verbale, standard, che si avvale di un testo lineare, e torneremo maggiormente su questo tipo, ma è una lingua grafica e tipografica in cui si mostrano meccanismi molto diversi. Ma perché Massenne si lancia in questa avventura? Perché ha questa idea di prendere un testo teatrale e farne qualcos'altro, trasformando una mise en scène, come lui stesso dice, in una mise en page. Questo è estremamente importante anche perché rende conto della specificità di quell'operazione di traduzione intersemiotica di cui abbiamo parlato prima. Per sua stessa natura, dice Massenne, un testo teatrale è fatto non per essere trascritto, non per essere soltanto stampato e diffuso, ma per essere recitato. E naturalmente la riduzione a stampa di un'opera teatrale finisce per far completamente dimenticare i suoi aspetti rappresentativi. Quello che invece Massenne vuole fare è, attraverso la mediazione della trasposizione grafica, portare sulla scena la rappresentazione, e quindi tutti quegli elementi corporei, vocali, legati all'intonazione e all'interpretazione che per forza, gioco forza, si perdono all'interno di una semplice trascrizione. Massenne diventa così l'operatore di quella trasformazione che si incarica di incorporare all'interno del testo proprio questi elementi legati alla rappresentazione. Come fare? Come fare a mediare tra le due dimensioni diversissime? Quindi da una parte la specifica mise en scène della compagnia di Nicolas Bataille al Teatro de la Huchette nel 64 e dall'altra il testo di Ionesco. La prima mediazione, la prima opera di traduzione è quella che riduce gli attori, specificità dei singoli attori e dei singoli momenti di scena a quelle che poi saranno le celebri figure della cantatrice. Qui è fondamentale la mediazione di Henri Cohen, che fotografa e documenta tutto quello che avviene sulla scena, così come Massenne più e più volte registra con magnetofoni, parola per parola,
ogni minima variazione della recitazione sul palco. Ma dicevamo, è grazie a queste fotografie di Cohen che Massin può sintetizzare e distillare queste sagome, queste silhouette. Il modello dichiarato è quello delle incisioni di Félix Vallotton, in cui il nero ha un ruolo preponderante, no? rispetto al bianco, e in cui soprattutto i dettagli sono veramente ridotti al minimo. L'obiettivo è ridurre bidimensionalmente queste figure, che pure erano dotate di un carattere molto specifico, e poterle inserire all'interno di un mondo che, come quello della cantatrice, è fatto solo ed esclusivamente di inchiostro. Cosa accade però nel corso di questa traduzione intersemiotica da una lingua a un'altra? Abbiamo parlato di modalità di lavoro, abbiamo parlato del ruolo di Henri Cohen, abbiamo parlato del ruolo della riduzione grafica, di quella che era già una riduzione fotografica. Potremmo avere l'impressione che si tratti di una sorta di marchingegno standardizzato, all'interno del quale viene inserito tutto il testo di Ionesco per avere poi un risultato grafico e tipografico più o meno omogeneo. Tuttavia, invece, questo riversamento non è mai meccanico, e sono moltissime le possibilità visive che il layout della cantatrice sfrutta nel corso delle pagine. È un flusso continuo di variazioni sulle variazioni, quello che trasforma gli elementi in pagina. Potremmo parlare praticamente per ore di quasi tutte le doppie della cantatrice, perché ogni doppia esibisce caratteristiche diverse da quelle precedenti, ma mi soffermerò soltanto su un dettaglio, che forse ci aiuta anche a inquadrare il modo in cui Massin lavora sulla materia che ha di fronte. Questa è una delle pagine più classiche, se vogliamo, della cantatrice. Ci sono una sorta di piccoli capilettere che sono costituiti dalle piccole faccette, dai piccoli visi estratti appunto dal lavoro fotografico di Cohen, secondo dei dettami che già erano stati applicati ai tempi del Club du Maille Livre, nella tradizione di Fouché. Ma quello che vediamo qui è soprattutto un testo che riusciamo a maneggiare abbastanza bene, in modo abbastanza standard rispetto a quello che già facciamo leggendo un qualunque testo. Lo sviluppo è lineare, standard da sinistra a destra, tutto funziona come ci aspettiamo. E soprattutto, e questo è l'elemento sul quale vorrei portare la vostra attenzione, il bianco della pagina, la pagina su cui la scrittura, come di consueto, si adagia, che è uno dei grandi protagonisti della cantatrice, è né più né meno il bianco della pagina che siamo abituati a considerare e a vedere in ogni in normalissimo libro standard. L'unica caratteristica che lo distanzia, se vogliamo, dai libri che siamo abituati a sfogliare, è che non esiste più punteggiatura. L'unico intervento su quello spazio bianco standard che Massin elabora nella cantatrice è che, a parte i punti di interpunzione finali, non esistono più virgole, non esistono più punti e virgole, non esistono più punti fermi, ma degli spazi più o meno lunghi si incaricano di rappresentare le pause tra le parole. C'è Mallarmé, non a caso, in questa pagina, proprio perché il riferimento di Massin, esplicito ma anche implicito in tutta la sua produzione, è più a questo trattamento visivo della scrittura che passa attraverso le grandi avanguardie del Novecento, ma soprattutto attraverso anche un grande poeta che tanto ha lavorato sulla materialità della scrittura come Mallarmé, che sulla grafica a lui contemporanea. Pure in questo impianto così standard di queste prime pagine della cantatrice, non è un caso che le prime pagine siano quelle più piane, quelle che meno ci sorprendono dal punto di vista visivo, ci sono le differenze che siamo abituati ad apprezzare, che già conosciamo all'interno della cantatrice. Quindi a ogni personaggio, come da tradizione, è attribuito uno specifico font, e a ogni grandezza del carattere è attribuita una maggiore forza al momento dell'emissione della voce. Quindi i piani e i forti vengono tradotti anche da questo sistema di ingrandimenti e di diminuzioni.
Non così però accade nel resto delle pagine. Centravamo la nostra attenzione sullo spazio bianco, ma quello spazio bianco che prima era lo spazio bianco di un libro al quale siamo abituati all'interno delle pagine più sperimentali della cantatrice, diventa ora una scena tridimensionale, diventa ora uno spazio dotato di profondità, arredato da personaggi che recitano e le cui parole assumono via via sempre più il ruolo di figure vere e proprie. E lo stesso accade man mano che sfogliamo la cantatrice anche in altri e altri esempi. Il ruolo della scrittura diventa sempre più preponderante, sempre più protagonista e sempre più ci accorgiamo della parentela che lega le figure degli attori, parentela visiva naturalmente, e le figure della scrittura. Tutti conosciamo il finale della cantatrice Chauve, quindi il dereglement totale, cui il linguaggio è sottoposto, quindi nulla ha più senso, le voci si sovrappongono e nulla più ha un valore definito, e lo stesso accade naturalmente all'interno della proposta di Massenne, in cui tutto finisce per dissolversi in un gioco grafico estremamente efficace dal punto di vista del corpo, della materialità della scrittura, ma allo stesso tempo molto invece più povero dal punto di vista del contenuto. Un lavoro monumentale che passa attraverso innumerevoli registri, attraverso innumerevoli modalità di variazione, ma che passa, ricordiamolo, attraverso un complicato, delicato e molto complesso assemblaggio di diversi elementi eterogenei, diversissimi tra loro, che acquistano unità solo grazie all'intenzione creativa unificante di Massenne. L'intenzione di Massenne è come elemento centrale intorno a cui ruota ogni operazione di traduzione. Ne parleremo lungamente, soprattutto nel corso della giornata di oggi, grazie agli interventi di Giovanni Baule e di Emmanuel Suchet. Ma è interessante ricordare questo aneddoto di Massenne, che si vede come quei valide comédie, come quei servi di commedia che approfittano della momentanea assenza del padrone per installarsi sulla loro poltrona. Ho cercato, lui dice, di esprimere piuttosto che di tradurre il pensiero dell'autore. Quindi ho cercato di imporre una voce che fosse la mia, grafica e autoriale, all'interno di questo genere di testi. L'idea della voce unificante che può coordinare tutti questi mezzi visivi è veramente interessante per noi. Ma mi sposto velocemente invece su quelle che sono le altre sperimentazioni grafiche, tipografiche di Massenne, in cui ci si sposta ancor più deliberatamente, con ancora più forza, sul terreno della variazione creatrice. Tutto questo ha comunque un'origine all'interno di un interesse di Massenne, all'interno della biografia di Massenne. Cioè, non è un caso che poco dopo la pubblicazione della cantatrice, Massenne intensifichi sempre più quei viaggi, quelle ricerche, quel lavoro nelle biblioteche di tutto il mondo intorno alla contaminazione interessante, insistita e a suo parere fondativa tra immagine e scrittura. Quindi è di questo periodo, che la Lettera d'Image viene pubblicata negli anni 70, ma nel 1970 come prima edizione, ma dopo almeno un quasi decennale lavoro di ricerca, che Massenne inizia proprio a lavorare, a ragionare sull'intreccio indissolubile tra parola e immagine. È un interesse, ad esempio, che lo porta a esplorare alfabeti figurati, da Geoffroy Thory e da Champfleury fino agli alfabeti figurati più moderni, ma che lo porta anche a interessarsi, non a caso, a quelle forme di scrittura figurata che persistono persino in culture definite come aniconiche, quindi definite come completamente disinteressate alle modalità di rappresentazione, e che invece hanno dentro di sé un motore figurativo molto forte e molto importante. Tra l'altro, David Friedberg, nel suo Il potere delle immagini, avrebbe dedicato pagine molto interessanti a questo fenomeno, avrebbe mostrato bene come anche culture come la cultura araba o la cultura ebraica, apparentemente più lontane dalla figurazione, in realtà aniconiche non sono affatto. Sono immagini fatte di parole, all'interno delle quali la scrittura assume un ruolo anche proprio per la sua materialità. Naturalmente Massenne, che è uomo del suo tempo, che è estremamente
coinvolto a più livelli in quel mondo editoriale che conosce bene da protagonista, sa bene che grazie alle nuove e più efficaci tecnologie di stampa e allo sviluppo dei media in modalità sempre più estese, contaminazioni tra scrittura e immagine sono possibili, no? Anche dal punto di vista tecnico. E tutto questo finisce per confluire nella sua riflessione sulla figurazione nella scrittura. Ma soprattutto tutto questo fornisce il sostrato per ragionare, come dice Barthes, che ha avuto modo di ragionare varie volte con Massen su questi temi, oltre che di scrivere un saggio estremamente affascinante sulla lettera di Image, tutto questo dà modo a Massen di ragionare su questa imagerie, su questo immaginario tra scrittura e immagine che, ben lungi dall'essere ristretto, in realtà vastissimo. Quindi viviamo nell'illusione che il linguaggio, la scrittura siano qualcosa di assolutamente piano, standard, per usare una parola che abbiamo riportato prima, e lineare, ma in realtà c'è qualcosa di molto altro. Massen torna su questo tema, ragiona su questo tema ed è estremamente efficace proprio nel ricordare come è soltanto un'impressione quella che si tratti di un'invisibilità rispetto alla scrittura, rispetto alla parola, ma come invece slacciando appena i legacci che fissano la parola a essere soltanto veicolo del linguaggio, la si trovi fatta di inchiostro, la si trova in tutta la sua materialità. Massen usa spesso questa alternanza e parla proprio di come, al di là della frase, al di là della parola, si possa arrivare all'unità minima, che è un'unità anche visiva, un'unità anche materiale, corporea, che è la lettera. È una visione molto audace della scrittura, quella di Massen, una visione che in un mondo della comunicazione visiva ci pare scontata e da ribadire, ma che naturalmente è stata, se vogliamo, anche una conquista, sia dal punto di vista della riflessione linguistica e semiotica, ma anche dal punto di vista della riflessione grafica. Quelle che vediamo qui sono tre variazioni della lettera T, per esempio, non sono di Massen, ma sono di Ferdinand de Saussure, il grande linguista, e il primo, diciamo, dei padri fondatori della semiotica, e sono le tre variazioni sulla lettera T che Saussure utilizza proprio per specificare come i segni della scrittura non abbiano alcun bisogno, per dirla molto breve, di variazioni. Il valore delle lettere è solamente negativo, differenziale. Le varianti in cui una stessa persona, appunto, può scrivere la lettera T sono del tutto indifferenti. L'importante è che le singole varianti possibili ricadano tutte all'interno della stessa norma scrittoria. Pensiamo ad esempio alle diversità di legature che ogni carattere può assumere, o alle diversità tra maiuscole e minuscole. L'importante è che tutto questo sia normato dal codice, e soprattutto è assolutamente indifferente, assolutamente ininfluente il modo di produzione del segno. Se la scrittura deve essere da leggere, nulla che sia variazione può essere interessante. È una posizione che è salda in tutta la linguistica. Questo è Jemslev che ribadisce proprio la differenza che abbiamo appena accennato prima tra varianti e variazioni. Ed è una posizione che anche la semiotica testuale, nel momento in cui si occupi di riflettere sul contenuto di un testo scritto, sia esso poetica, sia esso poesia o prosa, deve naturalmente lasciare da parte. Se un qualcosa è da leggere, tutto quello che pertiene alla forma del corpo fisico attraverso cui si manifesta non è pertinente. Forse più affascinante e anche più, diciamo, semplice per noi riassumere tutto questo grazie anche alle parole di Paul Valéry, che non a caso parte da qui invece per ragionare di un superamento di questa dimensione. Se vi parlo e voi avete compreso le mie stesse parole, per il fatto stesso di essere state pronunciate, sono già abolite, sono già state dimenticate. Non c'è bisogno di mantenerle salde. Le parole sono un veicolo completamente trasparente rispetto al loro contenuto. Quindi se ci manteniamo saldi nella prospettiva prosaica, nella prospettiva della linguistica, nella prospettiva della semiotica, la scrittura è trasparente.
Tuttavia, questo mito, diciamo, della scrittura puramente trasparente, se comunque un mito fondativo è necessario per ragionare solo sul contenuto, per la linguistica e la semiotica, è stato anche, se vogliamo, un falso mito di buona parte della tipografia funzionalista. Questa è Beatrice Varde nel suo Why Printing Should Be Invisible, e questa è, diciamo, la funzione assegnata al buon tipografo e assegnata alla tipografia, quella di essere il puro calice, perfetto, trasparente e purissimo, rispetto al quale si può accedere al contenuto, al vino, al perfetto vino che si può rimirare attraverso un testo completamente trasparente. Un mito, appunto, soprattutto all'interno della dinamica funzionalista e della visione funzionalista della scrittura, che passa da qui e arriva fino a Max Bill e alla buona forma, ma naturalmente tutto questo non tiene assolutamente conto della specificità materiale e dell'opacità intrinseca a ogni produzione, a ogni produzione visiva. Cosa succede invece se slacciamo quel corsetto troppo stretto della notazione, se ci spostiamo dalla semplice trasmissione di informazioni all'interno della quale le variazioni non hanno nessun valore e invece osserviamo la scrittura come un oggetto materiale, quindi ci soffermiamo sulla sua specificità. Se facciamo tutto questo, iniziamo, mostra Massin molto bene nelle sue esplorazioni successive più sperimentali, proprio a lavorare su quegli aspetti che invece la linguistica, la semiotica, ma buona parte anche la teoria funzionalista di Ward e dintorni considera residuale. Quello che era residuale, quello che era insignificante o peggio ancora quello che era da fuggire diventa invece, secondo Massin, l'elemento primo su cui lavorare. È a partire da qui che Massin sviluppa tutta quella parte di riflessioni più sperimentali. Nel frattempo quelle che vedevate qui erano le scritture aldine che Massin ha campionato, messo nel suo archivio, commentato e chiosato, e da qui è partito per lavorare su uno dei lavori sperimentali più interessanti che vi propongo di approfondire con me, anche se molto in breve. Si tratta di De Lira Deux, si tratta del luogo in cui per la prima volta, in modo molto saldo e deciso, Massin ragiona su come trasformare delle variazioni insignificanti, appunto dal punto di vista della linguistica o di un funzionalismo grafico eccessivo, in variazioni significative, in terreno di lavoro vero e proprio che consente l'installazione di una voce personale sul testo. Delirade è una sorta di saggio di calligrafia sonora, un saggio di calligrafia sonora, come lo definisce Massin, ed è un'altra trasposizione tipografica tratta da Ionesco. Come già il titolo suggerisce, si parla di conflitti, si parla di conflittualità, una conflittualità interna a una coppia che litiga, di due voci che litigano e si avvicendano per tutta la durata della pièce, ma allo stesso tempo all'interno di una città in conflitto, di una città in guerra. Quindi assistiamo a un diverbio, a una terribile lotta all'interno di un mondo in lotta. Delirade è forse l'elemento più emblematico di questa di questo uso della variazione come lavoro su quello che è insignificante per farlo diventare significativo. C'è solo scrittura sulla scena, nessuna illusione di profondità, nessuna tridimensionalità, nessuna creazione di uno spazio scenico, ma solo l'approfondimento minimo della scrittura in quanto tale. Anche qui il tentativo è quello di restituire le vibrazioni e l'intensità del parlato e del recitato, ma i mezzi, a differenza che nella cantatrice, sono esclusivamente tipografici. Qui vedete il lavoro che Massin fa lettera per lettera su tutto il suo impaginato e la ricerca che fa proprio a livello della lettera, a livello della singola lettera e della singola serie di materialità possibili di una stessa lettera, per avere poi materiale da plasmare, da utilizzare all'interno del suo lavoro tipografico. Un lavoro estremamente affascinante che ci parla del modo in cui la manipolazione della scrittura può veramente essere usata per portare alla luce un conflitto, per portare alla luce una serie di valori.
Sarò brevissima perché non ho tantissimo tempo ancora a mia disposizione, vorrei accennarvi ancora a due esperienze molto importanti, ma qui quello che è importante dal punto di vista semiotico è che Massenne trova, per così dire, il déclic per passare da una dimensione che è soltanto di lettura a una dimensione che è anche di visione. Questi oggetti, e dell'Iradò in particolare, sono da vedere, non sono soltanto da leggere. Tutto questo sfruttando lo stesso sostrato espressivo che comunque serve a costruire queste forme come lettere per far emergere delle forme semiotiche differenti, che sono delle forme molto più basilari, molto più radicali. In semiotica parleremo di figurale, parleremo del modo in cui un qualcosa non è una figura, ma comunque ci suggerisce una dimensione semantica. E tutto questo grazie proprio al lavoro sulla superficie significante che dà, insomma, collezione di dettagli insignificanti diventano invece valorizzati in qualcosa di molto più importante e pertinente. Piero Lunaire, non abbiamo bisogno di introdurlo grazie al fatto che Monique Langlois lo ha già ampiamente raccontato. Mi soffermo solo su un aspetto che mi interessa particolarmente dal punto di vista dell'approfondimento di quella dimensione della variazione. Qui la riflessione di Massenne si fa ancora più radicale, proprio perché va di pari passo con la riflessione di Schoenberg sul parlato musicale. Schoenberg lavora trasformando i principi della musica vocale, e l'anno del Piero Lunaire, l'anno in cui sta per passare alla musica tonale, e lavora sulla voce, non come strumento di espressione vocale, non come strumento di senso, ma come strumento puramente musicale. Quindi arriva a scomporre la voce del cantante, della cantante in questo caso, in una vera e propria partitura ulteriore. Quindi la voce diventa uno strumento tra gli altri e si fa pura musica. Come tale non sentirete un cantato normale se andrete a sentire una edizione del Piero Lunaire, ma sentirete una voce disarticolata che si fa nota, che si fa suono. Quello che fa Massenne in Piero Lunaire è proprio ricreare artificialmente questa sorta di voce artificiale, ricreando una scrittura artificiale. Al di là della dimensione cromatica, quindi i diversi cromatismi della scrittura che ricalcano i diversi cromatismi della voce, è interessante vedere in che modo Massenne ottiene questa scrittura artificiale. Passa da una scrittura manoscritta vera e propria, una scrittura reale che viene scomposta lettera per lettera e la trasforma fino a ottenere una scrittura tipografica che riproduce artificialmente una scrittura reale, ma allo stesso tempo ne mostra le disconnessioni, le frazioni. Quindi passiamo completamente e compiutamente da una dimensione in cui quella scrittura deve essere letta agevolmente, perché appunto si incarica di essere trasparente rispetto a quello che dice, a una scrittura che fa resistenza, offre resistenza perché è difficile da leggere, è difficile da decodificare quasi. E vediamo che c'è qualcosa di artificiale in questo alternarsi. La cosa invece straordinaria è che è stata confermata anche da Pierre Boulez quando ho avuto modo di lavorare, più che altro ho avuto modo di visionare e di apprezzare il Piero Lunaire, è che tanto è difficile leggere la scrittura quanto, detta di Boulez, è facile invece leggere questi elementi tipografici come note, quindi poterli suonare. Quindi vediamo come nel Pierrot Massenne arrivi a una fusione quasi completa con l'intento di Schoenberg e alla costruzione di questa scrittura disarticolata in cui tante dimensioni confluiscono. Anche la voix humaine, che è un terreno praticamente ancora tutto da solcare, io me ne sono occupata ai tempi della mia tesi di dottorato, quando questo lavoro era pressoché inedito, usa gli stessi strumenti, ma sfruttati in modalità completamente diverse. Qui non è più la doppia pagina a parlare, c'è un continuo riversarsi di flusso narrativo sulle pagine, inframmezzate da la presenza scenica imponente, anche se solarizzata e sintetizzata, di Anna Magnani, che qui riferimento oltre che a Cocteau e anche a Rossellini, ma la scrittura torna a essere
leggibile, torna a dover essere letta. Campeggia sulla pagina e la sua densità, il suo spessore che ci parlano del dolore e della tragedia di questa donna abbandonata, ma il materiale di partenza è sempre il medesimo. La variazione, ma la cosa fondamentale di tutto questo, e in chiusura mi piace riportare l'attenzione proprio sul nostro tema principale, è che non c'è soltanto una variazione fine a se stessa, ma c'è una variazione come parte costitutiva di quello che è, a mio parere, l'intento di Massenet, il modo di procedere di Massenet. Quindi il movimento, la differenza, la diminuzione, l'oscillazione, la metamorfosi in grafica come in musica, e qui i punti di contatto sarebbero molti e varrebbe la pena poterli esplorare, sembrano costituire proprio la cifra distintiva del modo di muoversi di Massenet. Andando alle origini, andando alla materialità della scrittura, ogni elemento minimo percepibile all'interno anche della scrittura tipografica viene riconvertito in qualcosa d'altro. Quindi è andando alla fonte, andando agli elementi minimi che costituiscono anche quel qualcosa che per noi è completamente scontato, leggibile, trasparente come la scrittura, possiamo trovare nuovo impulso, nuovi stimoli per poter approfondire tutto questo in nuove direzioni, direzioni che sono visive, direzioni che sono grafiche, che soprattutto sono capaci a saperle guardare, a saperle sfruttare, di produrre sensi sempre nuovi e sempre diversi. Un vero e proprio pensiero grafico, a mio parere, incentrato sulla variazione, che può forse fornire come elemento unificante di un pensiero estremamente articolato, estremamente variegato, ma che ha al suo fondo proprio questa idea di dialogo permanente tra quello che è il tema portante e quello che è la sua variazione, incessante creazione a partire da quello che è variazione. Concludo così, ringraziandovi per l'attenzione e per la pazienza. Sono stata un po' più lunga nel previsto delle mie intenzioni, ma lascio la parola alle domande del pubblico. Ecco, ora dovreste vedermi nuovamente. Ci sono domande? Avete domande per me in qualità di relatore? Visto che sono discussant, relatore, organizzatore, mi tocca ricoprire tutte queste caschette, per dire, ma naturalmente la parola a voi. Bene, se non ci sono domande per me, ma possiamo continuamente, naturalmente, continuare a discutere più avanti, posso passare la parola al nostro prossimo relatore, che è Giovanni Baule, che ho il piacere di introdurre in breve, nel frattempo che si connette anche lui. Giovanni Baule è stato per anni direttore di linea grafica, ha contribuito a istituire il corso di studi in design della comunicazione alla Scuola del Design del Politecnico di Milano ed è professore di disegno industriale al Politecnico di Milano. È un esperto di comunicazioni visive, un esperto di progetto della comunicazione e interviene nel campo della critica e della storia del design. Sempre nell'ambito dei contributi su design e comunicazione ha curato con Elena Caratti il volume Design e traduzione, che è stato menzione d'onore al Compasso d'Oro 2016. Tutto questo per introdurlo e introdurre il suo intervento, che ha come titolo Massenet, il grafico come interprete e traduttore. E lascerei la parola a Giovanni Baule. Grazie, buongiorno a tutti. Provo. Buongiorno. Condividere. Ecco qua. Allora, io, buongiorno di nuovo, proverò sulla traccia anche delle considerazioni e di una lettura che è già piuttosto esaustiva, che ha fatto la professoressa Manchia, cercherò di approfondire alcuni aspetti
del lavoro di Massen dal mio punto di vista, un punto di vista quindi di una, diciamo, di una ricerca che abbiamo fatto e che stiamo conducendo e che vede l'aspetto traduttivo come uno degli aspetti principali del fare progettazione. Cercheremo di leggere quindi alcuni aspetti dell'opera di Massen da un punto di vista della cultura del progetto, quindi della operatività anche del progettista, ma con questa chiave di lettura particolare, quella del design come traduzione. Intanto vorrei partire da un'idea che sembra ovvia, scontata, ma non è. Partirei proprio dall'idea che ogni progettista lascia un contributo che va oltre la somma dei suoi progetti realizzati, che va oltre la somma degli artefatti prodotti, perché con ogni suo atto contribuisce a ridisegnare la figura stessa del designer, a mettere in chiaro un profilo comune, cioè è come se aggiungesse di volta in volta, lavoro per lavoro, come se aggiungesse dei tratti, come se mettesse dei caratteri, incide insomma dei dettagli ogni volta che ci aiutano a definire la figura del progettista grafico, nel nostro caso, in modo più compiuto. Allora, presenze come quelle di Massen generano un impatto e portano a riflessioni che toccano direttamente il profilo generale del design grafico. Aggiungono cioè importanti tasselli e ci forniscono in qualche modo una pista per ricostruire lo statuto stesso del design. Ecco, questo primo, diciamo, punto di partenza che io considero fondamentale ci aiuta anche un po' a rafforzare il nostro interesse di progettisti per la storia del design grafico, che non è soltanto, diciamo, una questione strettamente o astrattamente disciplinare, ma è qualche cosa che poi tocca da vicino il nostro operare, tocca da vicino il nostro progettare e sicuramente contribuisce a definire anche quello che noi siamo, anche appunto il nostro statuto di designer grafici. Ma più in particolare ci sono autori progettisti, e Massen è certamente uno di questi, che in forma più o meno dichiarata è come se si accollassero il compito di rispondere ad alcune domande di ricerca, in particolare ad alcune domande di ricerca in linea con tutta la cultura visiva del Novecento, cioè intercettano alcune direttrici e ne assumono il mandato, si fanno carico di quei compiti fino a transitarli nel nuovo millennio. È come se queste figure in qualche modo interpretassero la domanda delle avanguardie e poi la portassero con sé all'interno del proprio lavoro, all'interno del proprio operato, fino alle soglie della nostra software culture, della nostra cultura digitale. Pensiamo per esempio alla liberazione della lettera dal peso del piombo, che era uno degli assilli delle avanguardie storiche. Pensiamo a tutti gli sforzi di movimentare la lettera e di liberarla appunto dalla gabbia rigida del sistema tipografico, oppure diciamo tutto quanto già a partire dalle avanguardie è stato fatto per provare a superare la divaricazione tra il regime iconico e il regime verbale, cioè quella grande iato che c'è tra il mondo delle immagini, il mondo dei testi o delle parole, diciamo così, o della parola scritta, che era un altro degli assilli e dei compiti che
hanno lanciato le avanguardie all'inizio del secolo scorso. Direi che il seme dell'anticipazione, che è proprio una caratteristica delle avanguardie, procede allora su alcune di queste strade che ho citato come esempio. Procede per queste strade per riemergere poi, proprio durante la transizione al digitale, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, ed è qui, in quel momento, attorno agli anni Ottanta, che si fissa il punto di dissolvenza tra il mondo analogico e il mondo digitale. Quindi un momento chiave, se volete, per tutti noi, perché poi è stato in qualche modo decisivo di tutto quello che è seguito e, diciamo, del nostro operare contemporaneo. In particolare, tutte quelle ipotesi progettuali che nell'era analogica erano state mostrate come possibili, almeno sul piano sperimentale, e qui vediamo Massin, diventano tecnicamente e pienamente realizzabili all'interno del nostro mondo digitale. Ma soprattutto la nostra era digitale eredita da quel mondo analogico il senso di quelle sperimentazioni. Ed è in questa chiave che, a mio avviso, va letta e può essere ulteriormente inquadrato anche il lavoro di Massin. Una di quelle direttrici che probabilmente in modo implicito, però era già stato lanciato all'inizio del Novecento, era proprio la linea della traduzione, del design, del progetto come traduzione, dove il progettare è inteso come un reiterato atto traduttivo e la traduzione si mostra come uno degli assi portanti della cultura del progetto grafico. Ma perché la traduzione? Ci sono dei nessi precisi, ormai riconosciuti, tra design e traduzione. Da tempo gli studi sulla traduzione estendono il campo e il senso del tradurre. Siamo, per precisione, nell'ambito di quella che viene definita traduzione totale, secondo Peter Thorpe, cioè al di là della traduzione propriamente detta, quella per intenderci tra lingua e lingua, tra una lingua straniera e una lingua madre, per esempio. È una forma di traduzione, quella della traduzione totale, che allora inizia a investire molti ambiti, molte discipline e ovviamente coinvolge molti linguaggi. Il paradigma traduttivo nel design può allora connettere sul piano disciplinare tutto quello che è il risultato dei translation studies, che si occupano appunto nello specifico del mondo della traduzione, della disciplina della traduzione, con quei mondi disciplinari a noi più vicini, cioè quelli dei visual studies, fino a toccare i design studies nel loro complesso. Quindi traduzione, visual design e studi sul design in qualche modo trovano una loro nuova connessione, un nuovo loro collegamento. Ma in che cosa consiste questo passaggio? Ecco, è già stato ampiamente descritto nei casi che abbiamo visto prima riferiti ai progetti di Massin, ma possiamo dire che in generale all'interno dei processi progettuali si attuano dei passaggi che sono passaggi tra supporto e supporto, tra medium e medium, tra linguaggio e linguaggio, che possiamo riconoscere tutti come traduzioni. Il designer grafico, tradizionalmente inteso, quello che oggi definiamo in modo più complessivo designer della comunicazione, si posiziona allora come un mediatore che attraversa culture, attraversa tecniche diverse, linguaggi diversi e crea dei ponti, delle traslazioni,
dei trasferimenti, ovviamente con tutte le regole, ma anche gli arbitri, che sono proprio della traduzione. Quando noi parliamo, anzi quando i teorici della traduzione parlano di traduzione, parlano proprio di fedeltà e tradimenti. Ebbene, queste fedeltà e tradimenti sono legittimi, più che legittimi, anche nella nostra traduzione visiva, nella nostra traduzione che già abbiamo definito intersemiotica. Ecco, soprattutto teniamo presente, come ci insegnano tutte le teorie in questo campo e come ci ricordava in particolare Umberto Eco, che tradurre è dire quasi la stessa cosa, quindi non dire esattamente la stessa cosa, ma con un linguaggio diverso. La grafica come traduzione visiva è allora traduzione intersemiotica, l'abbiamo detto, cioè lavora su diversi codici, può diventare traduzione intermediale o altro ancora. Massen, come stiamo vedendo, si posiziona decisamente e direi con grande consapevolezza come una delle figure che più sembrano assumere il ruolo del designer traduttore. Lo possiamo verificare, e io proverò di nuovo a fare un rapido excursus attraverso alcuni suoi progetti, possiamo verificare questa natura di designer traduttore di Massen attraverso diversi livelli traduttivi che adotta nel suo lavoro, o potremmo dire anche attraverso le sue differenti strategie traduttive. Le strategie traduttive corrispondono a quelle particolari strategie che ogni traduttore mette in opera di fronte a un particolare testo di partenza, quando cerca in qualche modo di misurarsi con le caratteristiche peculiari di quel testo e su quel testo adatta una propria strategia traduttiva. Quindi queste strategie traduttive praticamente corrispondono a differenti modi operativi sul piano progettuale e dunque a differenti artefatti attraverso i quali si declina il design di traduzione. Partirei allora dal primo caso che abbiamo già in qualche modo toccato ed è quello della traduzione nel mondo editoriale. Ovviamente anche qui intesa non come traduzione editoriale in senso classico, in senso propriamente detto, diremmo, ma come traduzione editoriale dal punto di vista della progettazione grafico-visiva. Partiamo dalla traduzione visiva in campo editoriale come processo che a partire da un testo scritto da un autore è destinato alla pubblicazione, porta alla produzione di un certo formato editoriale, alla forma del libro che poi noi alla fine conosciamo. Per seguire Genet possiamo anche definirla una traduzione peritestuale, perché corrisponde al trattamento grafico-visivo, cioè al lavoro del redattore, del grafico redattore, di tutto quanto sta attorno al testo. La copertina, le titolazioni, i testi di servizio e così via. Già su questo terreno, che diciamo è il terreno classico del grafico editoriale, Massen si pone con decisione come interprete e traduttore, cioè dà una propria versione della funzione della traduzione editoriale. Pensiamo ai due estremi in cui prende forma la sua traduzione editoriale, cioè i modi diversi, diversissimi tra loro, con i quali da progettista grafico si posiziona nella filiera editoriale tra il testo scritto e il prodotto. Nella collana Folio, di cui abbiamo già accennato, di cui ha accennato Valentina Manchia, sappiamo che si opera su un doppio piano,
che il piano della traduzione sistemica e della traduzione visiva in senso stretto. Mi spiego. Il libro di Collana di per sé comporta una doppia identità, quella che identifica il singolo libro, cioè il singolo testo d'autore che trasmuta nel singolo libro, e che è identità puntuale, identità di quel libro, a fronte del sistema generale, del sistema seriale della collana, che è quello che poi definiamo identità coordinata, il coordinamento editoriale, che poi l'identità dell'editore. Allora, da una parte si tratta di tradurre l'identità coordinata del libro di collana, e Massen mette in campo quegli elementi che conosciamo, il formato tascabile, finalizzato alla grande tiratura dell'edizione popolare, una componente testuale che è fatta dal titolo, dal nome dell'autore in Baskerville All Face, come sappiamo, il fondo bianco, un colore che valorizza tutti gli altri, dice Massin, e questo fondo bianco sa accogliere in qualche modo l'altro figurale, c'è un'immagine di diversa natura che allude al contenuto, quella che chiamiamo illustrazione di copertina in generale. E poi, ultimo elemento, il marchio di collana, che è, come sappiamo, la firma dell'editore. Allora, se l'identità di collana deve rispondere a una traduzione sistemica, deve essere anche un sistema grafico capace di declinarsi sui diversi testi, di ospitare diverse altre identità senza smarrire quell'identità comune, quell'identità istituzionale di provenienza. La traduzione editoriale diventa, in questi casi, più che mai, una strategia dell'accoglienza, cioè l'immagine della casa editrice ospitante, Gallimard Folio nel nostro caso, restando se stessa, deve però anche declinarsi in favore del testo ospitato. È una comunicazione di soglia, quindi, perché siamo ovviamente ai margini del libro, non siamo ancora entrati nel libro, ma in questa comunicazione di soglia si manifesta, direi, visivamente il principio dell'ospitalità. E per quanto riguarda la componente figurale delle copertine, Massin mette in gioco tutta la dimensione di quella che possiamo definire traduzione ekphrastica. Siamo nell'ambito dell'ekphrasis inversa, come la definisce Roberto Calasso proprio a proposito delle immagini di copertina, perché si tratta di una traduzione visiva che parte da un testo scritto, un'immagine che traduce un testo scritto di partenza. Ecco, questa relazione forte e retoricamente determinata tra parola e immagine prende corpo in questa relazione dialettica tra titolo e figura che costituisce il sistema comunicativo, la macchina comunicativa della copertina. Massin applica alle titolazioni, l'abbiamo in parte visto, la tecnica della modulazione, lasciando che la lunghezza del testo, dei testi, titolo, autore, modifichi il corpo e l'allineamento delle lettere, e di volta in volta ovviamente questo sistema si traduce in differenti versioni. Le titolazioni in Baskerville così posizionate, diciamo, premono in testa con un movimento proprio la copertina, libere di fluttuare e di adattare il corpo della lettera. Se accostassimo tutti i titoli della collana presi a sé stante, avremmo l'immagine di una continua variazione, è stato detto, ma con un tratto identificativo comune, quel carattere e quel suo movimento, che costituiscono appunto l'identità di un sistema. Il bianco di copertina
ospita poi di volta in volta un repertorio amplissimo delle diversità, illustrazioni, fotografie, collage, acquarelli, ritratti, figure intere, sono micronarrazioni visive, micronarrazioni che parlano linguaggi molto diversi tra di loro. Vengono ospitati tante lingue straniere all'interno di queste collane. Tutte queste immagini però traducono visivamente, anticipandolo, un contenuto. L'accoglienza della piattaforma grafica di copertina è dunque accoglienza di molteplici linguaggi visivi altri, in funzione predittiva, in attesa del testo che verrà, che per sua natura racconterà qualche cosa d'altro ancora. Quindi si apre, diciamo, una catena narrativa per cui dal titolo all'immagine del titolo si anticipa quel meccanismo che poi porta ad altro ancora, che è il contenuto testuale. Complessivamente la traduzione, come ricorda anche Edmond Javès in un bellissimo libro, la traduzione è ospitalità dell'altro nella sua lingua. Cioè traduzione vuol dire introdurci in qualche modo alla lingua e alla cultura di altri. In questo caso il titolo e il sistema grafico istituzionale di Folliot introduce a altri contenuti che in qualche modo possiamo considerare stranieri, ma che accogliamo all'interno del nostro sistema comunicativo. Insomma, la strategia di traduzione di collana in Massen è dunque la strategia di una massima accoglienza. Ma vediamo all'estremo opposto della grafica sistemica. Siamo oltre i limiti di quella che abbiamo definito traduzione peritestuale, perché qui entriamo nel trattamento diretto del testo, nella traduzione visiva del testo. Son Milliard de Poèmes, l'abbiamo accennato, è stato accennato, dal punto di vista grafico, dal punto di vista della messa in pratica della forma tipografica, è la materializzazione di un dispositivo di lettura combinatoria. In questo caso, la traduzione grafica rielabora in profondità, intaccandolo in qualche modo, il supporto. È una rielaborazione che coinvolge l'intero spessore dell'oggetto libro e la sua unità costitutiva, la pagina. Il formato editoriale viene sconvolto nel profondo, pur lasciando integro nel suo complesso il meccanismo di fondo della macchina libro, che poi il leggere sfogliando. Questo meccanismo continua a funzionare, ma funziona in modo diverso. Il principio combinatorio mette ovviamente in questione la rigidità della sequenza dell'impaginato così come la conosciamo, mette in discussione il flusso dell'impaginato come successione lineare. L'impaginazione stessa come arte sequenziale deve essere in qualche modo ripensata. L'ordine di lettura, l'atto stesso della lettura, diventa altra cosa da quella che normalmente frequentiamo. Allora questa è una traduzione che in qualche modo prende alla lettera la logica della struttura narrativa combinatoria, la traduce materializzandola e la fissa in un palinsesto cartaceo. Massen adotta dunque in questo caso una strategia traduttiva come radicale mutazione dell'oggetto libro. Ma passiamo a un secondo livello che, a mio avviso,
può essere considerato un passo in avanti della nostra strategia traduttiva. Tutte quelle opere che in qualche modo traducono e riscrivono il suono della voce in particolare, ma non soltanto. Il lavoro di Massin sulla cantatrice Chauve è, l'abbiamo visto, una messa in scena tipografica. Il testo di partenza è un testo teatrale, tema è, lo sappiamo, la crisi di senso del linguaggio, la sua disarticolazione, l'assurdo della comunicazione, tutti elementi che devono in qualche modo avere una loro traduzione visiva. Massin in particolare traduce visivamente la voce che parla, traduce i silenzi, traduce la rarefazione della voce, il sovrapporsi delle voci, anche l'imbarazzo dei silenzi, e lo fa attraverso una messa in scena spazio-temporale della sequenza impaginata. Come abbiamo visto, lavora sulla doppia trascrizione tipografica e fotografica. Così il lettore assiste a una rappresentazione drammatica dove ogni attore, l'immagine di ogni attore, ma anche la dizione, il timbro della voce, i silenzi, vengono interpretati da un montaggio tipografico. Le strisce di testo e le foto degli attori, prese di bidimensionali dal trattamento ad alto contrasto, diventano come compatibili tra loro nella composizione della pagina, quindi diventano traducibili all'interno dello stesso supporto, perché in qualche modo, diciamo, assumono lo stato di un identico materiale. La doppia pagina si offre come scena teatrale. La successione delle pagine guida la sequenza temporale in modo tale che ogni voltar pagina corrisponda a uno stacco ritmico. Ecco, la strategia traduttiva è dunque quella della messa in scena spazio-temporale, con i suoi ritmi, con tutte le tecniche di dilazione del tempo, insomma con tutti quei trucchi scenici tipici della teatralità, ma tipici anche del mondo grafico. C'è anche, l'abbiamo visto, una riduzione grafica della figura umana, la traduzione tipografica della figura, della voce umana e del parlato quotidiano attraverso il trattamento espressivo della lettera. Allora, a proposito della traduzione in figura della parlata umana, che di per sé è un capitolo interessantissimo del lavoro di Massin, non possiamo anche evitare di far riferimento a quel Saul Steinberg che con ogni evidenza era tra i diretti riferimenti di Massin, tanto da comparire in copertina nell'edizione Folio della Cantatrice. Steinberg è il grande manipolatore visivo del discorso vocale e, se mi permettete una parentesi nella parentesi, Steinberg, come da testimonianza diretta di Alberto Arbasino a suo tempo, era anche profondo estimatore dell'ingegner Gadda, quel grande manipolatore delle lingue, mischiava spagnolo, francese, romanesco, e creatore di montaggi lessicali. Si potrebbe così individuare una sorta di linea ideale, come un grande laboratorio ideale, che lega tra loro, tra gli altri, gli Steinberg ai Massin, in questo ardito compito della trascrizione grafica della voce umana. E qui ovviamente non dobbiamo trascurare tutti i giocolieri della lettera che si fa immagine, da Apollinaire a Marinetti e quant'altri.
se passiamo al caso di Conversazione Sinfonietta, il testo di partenza, l'abbiamo visto, è una sinfonia vocale a più voci, per la precisazione un sestetto. La sua traduzione grafica coincide con la struttura di una partitura musicale. Il punto d'arrivo, il testo d'arrivo in senso traduttivo, è proprio una sorta di partitura grafico-musicale. Come funziona? L'orchestrazione tipografica, 6 voci, il soprano, tenore, 2 contralti e 2 bassi, adotta 6 caratteri tipografici che si dispongono su una griglia organizzata sulla doppia pagina. Ogni voce è collocata a un'altezza prefissata. Ogni voce ha un'identità tipografica. Ricerca continua e trasversale nel lavoro di progetto di Massin, no? L'identità tipografica della voce, la traduzione tipografica della voce. Ora, secondo le indicazioni di Tardieu, che era l'autore di Conversation, i coristi dovranno parlare per quanto possibile senza modulazioni cantate, limitandosi ad effetti di ritmo o di intensità, cioè non valorizzeranno il senso di quello che dicono, ma, come di solito fanno gli autori, ma il suono, come fanno gli strumenti. Ecco, in questo c'è, diciamo, un'altra chiave traduttiva che in qualche modo Massin assume. Non si tratta di valorizzare ciò che dicono, ma il suono di quello che dicono, il suono delle parole, così come, diceva Tardieu, fanno gli strumenti, fanno gli strumenti musicali. Dunque, la composizione tipografica in questo caso deve essere soprattutto funzionale, o almeno come tale deve apparire, perché poi nasconde anche qui un lavoro grafico di dettaglio tutt'altro che automatico, tutt'altro che meccanico, perché è una puntigliosa composizione manuale, lettera per lettera, riga per riga. Siamo comunque nell'obiettivo di tradurre il suono della voce in uno spartito tipografico d'impianto razionale questa volta. Uno spartito che possiamo definire anche eseguibile per certi versi. Leggendo possiamo cantarlo. Ma se passiamo invece dal testo di Ionesco Delire de, questo lo sappiamo, l'abbiamo visto, è un'opera dichiarata di calligrafia sonora. Massin lo definisce anche di scrittura parlata, di tipografia a passo variabili. Ecco, tutta questa definizione ci aiutano in qualche modo a entrare in quello che è già stato suggerito, il sistema traduttivo di Delire de. Perché qui la messa in scena tipografica lavora di nuovo sulla trascrizione della voce umana e dei suoni, ma accentuando i toni, cioè un dialogo conflitto della parola si traduce in delirio della scrittura attraverso modulazioni tipografiche e tutti quegli accidenti grafici che poi sono ben visibili all'interno delle sue pagine. Questa volta gli attori sono fuori scena, sono fuori campo, macchie e altri segni accompagnano la manipolazione dei caratteri trasferibili, la lettera e la macchia, la parola e la sua esplosione, è come se diventassero un'unica scrittura. La scrittura iconica qui si mostra chiaramente come impronta della voce. La calligrafia sonora, dice Massin, rende visibile il volume, il timbro, la durata e l'accento tonico. E così è. Ma soprattutto questa calligrafia sonora basata su un alfabeto screziato sembra inventare un medium anacronistico, una sorta di registrazione sonora su carta, lettera per lettera,
questa scrittura parlata, come fosse già enunciata e poi trascritta, ribalta la normale struttura comunicativa del testo scritto, perché mette in gioco per ciascuno di noi lettori l'esperienza di una lettura visiva, che ovviamente si incrocia con una evocazione percettiva. Insomma, in Delire à deux, la strategia traduttiva di Massin sta nell'evocazione grafica di uno spazio sonoro, nella messa in pagina del documento sonoro di un conflitto a due voci, il tutto in una pagina che parla, in una pagina che grida. Ma vorrei passare ad un'altra questione che ovviamente può essere discussa, perché forse controversa, ma che mi sembra ci offra un altro taglio, un altro punto di vista interessante. La traduzione è in assenza, la si dice così, la si definisce così, quando non ha un testo a fronte. È il caso di una voce, di un canto o di una musica eseguiti dal vivo in un altro tempo, eventi magari accaduti altrove, che salvo registrazioni non sono più direttamente esperibili, insomma non ci sono più. Ecco, il caso della Fulla traduce visivamente, lo sappiamo, una delle più note interpretazioni di Edith Piaf, che ha una sua caratteristica, il ritmo base, il valsa criollo, che è poi la traduzione argentina del valzer, e che ha una accentuazione delle cadenze ritmiche, in qualche modo suggerisce anche qui una particolare strategia traduttiva. Massin traduce visivamente il movimento del suono, il forte accento ritmico, la grana della voce che è inconfondibile, la voce roca, la voce struggente della Piaf, traduce visivamente la disseminazione fonica della R francese, traduce della Piaf la caratteristica gestualità teatrale, oltre al timbro drammatico, che fa un tutt'uno con la scelta del fotografico contrastato. I fotogrammi a contrasto su fondo nero sembrano la massima espressione di quello che Benjamin ha definito l'inconscio ottico, cioè montati in sequenza rimandano a un evento che sta nella memoria, nel profondo della memoria, e che le immagini ci richiamano puntualmente. Ma quei fotogrammi a contrasto rimandano anche alle catture fotografiche di Étienne Jules Méry, come voi sapete, è stato uno dei grandi sperimentatori appunto della cattura fotografica in sequenza, uno dei padri di questo filone sperimentale. La rappresentazione fotografica e l'ondeggiare del movimento vocale musicale producono insomma un flusso che non si interrompe neppure con i cambi di pagina. Ecco, questa è in qualche modo un'altra prova di grafica manuale attraverso il trattamento anamorfico della lettera, quel complesso lavoro di distorsione della lettera che ormai abbiamo visto e che in questo caso accompagna anche la distorsione fotografica. Il trasferimento intercodice traduce visivamente la voce cantante, la sua fluttuazione sonora, mentre la distorsione del testo e della figura si fondono in un'unica traccia che si dipana come una scia. Sono molte queste scie musicali e visive che attraversano le pagine e ci conducono ad ascoltare questa
traduzione in assenza. Insomma, la traduzione visiva del registro vocale funziona in questo caso anche come traduzione intermediale. È come se ci fosse un'immediata porosità tra sistemi espressivi, il sistema espressivo canoro della canzone cantata e quello della grafica e della visualizzazione tipografica. La pagina di carta evoca un altro medium, cioè la musica cantata, in una nuova configurazione mediale. Anche qui, come se ci trovassimo in qualche modo di fronte a un medium arcaico, un medium che non esiste, che non c'è mai stato, ma che sembra un medium d'altri tempi, la registrazione di una canzone su carta. E come ultimo caso, altrettanto se non più significativo, vorrei toccare anch'io a un'altra opera fondamentale di Massin, quella del Pierrot Lunaire, ma partendo da una definizione che anche qui ritengo interessante, che è quella della traduzione estrema. La traduzione estrema è stata così definita per indicare buona parte della traduzione di poesia. La traduzione di poesia è stata più volte tacciata come intraducibile, sulla difficoltà o l'insensatezza del tradurre poesia si sono espressi molti, in molti teorici, altri invece ci hanno provato, ci sono anche riusciti. Ma la traduzione estrema, caratteristica della traduzione poetica, in qualche modo richiede, diciamo, una specifica pratica operativa. Pierrot Lunaire è, come abbiamo visto, una composizione atonale di Schoenberg, è un canto parlato. Il canto parlato è lo stile vocale in cui si fondono le caratteristiche del suono parlato e del suono cantato, quindi c'è una voce recitante e, come è stato ricordato, con l'accompagnamento, anzi con la presenza di cinque strumenti. Siamo quindi oltre la parola detta o la parola declamata e anche oltre la parola cantata che abbiamo visto. Si tratta di tradurre qualche cosa ancora diversa. Allora Massin qui mette alla prova, è costretto, diciamo, a mettere alla prova, o sceglie di mettere alla prova un'ulteriore strategia traduttiva, e lo fa attraverso quella complessa sovrascrittura verbo-visiva che abbiamo visto. Una complessa sovrascrittura verbo-visiva che è fatta di stratificazioni di segni, di scritture, di citazioni figurali. Tutto il lavoro di studio e di definizione di una nuova scrittura in chiave calligrafica, qualcuno ricorda che il carattere di partenza fosse il Mistral, che poi è stato ampiamente rivisto in chiave calligrafica, appunto, ci porta molto lontani dalla sponda razionalista, ma non è mai una ricerca casuale. Ecco, questo è un altro aspetto che ci interessa e che ci collega in qualche modo al catalogo tipografico di Massin, quella importante collezione che lui ha presente e che in qualche modo è il terreno sul quale lavora per identificare sempre nuove forme di scrittura e in questo caso nuove soluzioni calligrafiche. Siamo ovviamente nell'ambito, per quello che riguarda la collezione tipografica di Massin, nella tipografia, soprattutto la tipografia anonima, la tipografia della tradizione tipografico popolare,
che tra l'altro oggi è tornata alla ribalta, ma anche della ricerca calligrafica in senso stretto. Il periodo di Schoenberg è considerato manifesto dell'espressionismo musicale e allora si traduce in un corrispondente manifesto della grafica espressionista. È la musica per gli occhi di cui parla Massin. E qui Massin è soprattutto sperimentatore di effetti sinestesici, cioè ci sono molti livelli, da quello dell'immagine, della citazione visiva, alla scrittura, a quella musicale che ci viene in qualche modo evocata, che ovviamente si sovrappongono e sovrapponendosi creano questa musica per gli occhi. Ovviamente tutto il sistema in qualche modo annunciato dal Pierrot di Massin può anche diventare traduzione in presenza nel caso venga eseguita all'interno di una performance così come è stato fatto. E allora in quei casi ci può venire restituita una contemporaneità di ricezione al contenuto sonoro e alla rappresentazione visiva, e anche quella è un'ipotesi da tenere presente. Insomma, forse qui, più che in altri casi, possiamo parlare di nuovo di traduzione ecfrastica, cioè una costruzione poetica che riscrive un'altra opera dell'ingegno, o se vogliamo, come si è detto, di ekphrasi inversa. Mi piacerebbe a questo punto, ma non ne abbiamo il tempo, aprire una parentesi che lascio soltanto, diciamo, in termini di scorcio. Ma in qualche modo mi piacerebbe una visione, una lettura che attraversa trasversalmente la storia della grafica europea, in cui potremmo immaginare tutti insieme i grafici musicisti, il violinista Boggeri, il jazzista Max Huber, il dodecafonista Luigi Veronesi, con questa vocazione musicale di Massin. Tutti insieme, tutti intenti a eseguire, interpretandole, le melodie, i ritmi, le sinfonie del progetto grafico. Ma questo, diciamo, è un ragionamento che avremo magari occasione di fare in altri momenti. Concludendo, nel lavoro di Massin abbiamo sottolineato la traduzione editoriale di testi che si fanno libri e si fanno collana, così per Folliot, la traduzione di testi teatrali che dalla messa in scena passano alla messa in pagina, così per la cantatrice Shaw, la traduzione della voce umana che si fa scrittura grafico-sonora, in Delire à deux, la sinfonia vocale che si fa spartito tipografico, la traduzione di una voce cantante che si fa verbo visiva, come nella Folle, la traduzione di una composizione atonale che si fa scenografia di immagine e scrittura, come nel Pierrot Lunaire. Possiamo considerare allora quelli di Massin come veri e propri artefatti di traduzione. Sono traduzioni intersemiotiche e intermediali, artefatti traduttori a diversa vocazione sensoriale, perché sono teatro da sfogliare, spartiti da leggere, scritture da ascoltare, musica da guardare. Ci suggeriscono molte possibili letture, che sono poi quelle che consentono degli approdi inediti, che arricchiscono, come dicevo all'inizio, lo statuto stesso del design grafico. Faccio solo due esempi molto rapidi. Tra questi aspetti c'è un aspetto nel procedere operativo di Massin che rimanda alla figura del grafico bricoleur, l'abbiamo visto. Bricoleur ovviamente nell'accezione di Lévi-Strauss. Questa figura del grafico bricoleur
lo accomuna anche questa, in un altro ideale laboratorio diacronico, agli altri grandi manipolatori della lettera. E c'è alla base di questa operazione quel tentativo di cambio di stato del carattere di piombo ben prima della sua digitalizzazione. Cioè l'idea di forzare la matericità della lettera, ma anche dell'immagine o del suo supporto, deformandolo fisicamente e deformando fisicamente la pagina. Alla base c'è il principio del medium come dispositivo materiale, oltre che come realtà discorsiva. Il medium, cioè, è un oggetto, è materia, non è soltanto discorso e comunicazione. I cambiamenti di stato in campo analogico, mediante le tecniche manuali e ottico-meccaniche, i processi di elaborazione delle immagini e di deformazione della lettera in quanto oggetti materiali, aprono in qualche modo a una epistemologia della tecnica che ci suggerisce un diverso punto di vista della storia della grafica. La storia della grafica la potremmo vedere proprio e rileggere tutta, se mai volessimo, esattamente con questo taglio dell'intervento sui materiali e di forzatura della natura materiale dei dispositivi grafici. Il modus operandi di Massen, di cui abbiamo visto, ci suggerisce allora, in analogia e per continuità con quell'archeologia dei media che si sta diffondendo in questo periodo, ci suggerisce, dicevo, un'ipotetica possibile archeologia dei media grafici. Uno scavo, cioè, sulla costruzione delle immagini, sull'elaborazione della lettera nella sua matericità, che i saperi analogici hanno sedimentato e rendono disponibili all'era digitale. È un lascito di quel paziente lavoro artigiano, di quella faticata alchimia dei materiali e delle tecniche di manipolazione che in Massen riconosciamo di continuo e che ci consentono di attribuire alla sua opera anche su questo piano, in queste trasposizioni da materia a materia, lo statuto di prove di traduzione. Per concludere, i progetti di Massin nel loro insieme ci riportano a quel desiderio di tradurre di cui parla Ricoeur, che a proposito del paradigma della traduzione lo definisce così: allargare l'orizzonte della propria lingua. La traduzione è allargare l'orizzonte della propria lingua. Così Massin dilata in senso traduttivo l'orizzonte dei linguaggi grafici. La sua è una vera e propria avventura in questo senso. Esperto praticante delle terre di mezzo, del contrabbando di linguaggi, ci aiuta a vedere il designer della comunicazione come un uomo di frontiera, come un passatore di confini, un traghettatore di voci e di suoni, che scavalca di continuo barriere, che si inserisce nel punto di intersezione tra media diversi e artefatti diversi, saltando da un linguaggio a un altro e operando di continuo trasferimenti per poi tornare alla sua lingua madre, la grafica, dove il campo della grafica è quella terra dove la progettazione di sistemi e artefatti si confronta di continuo, in una continua migrazione di linguaggi, con la traduzione intermediale e intersemiotica. Traduzione intermediale e intersemiotica che dissoda e arricchisce quella terra. Abbiamo insomma usato il punto di vista traduttivo come catalizzatore per estendere la riflessione sulla pratica progettuale di Massin. E Massin, col suo lavoro, ci ricorda che nella traduzione analogica ci sono tutte le premesse della traduzione digitale che
che oggi è al centro della Software Culture. Massen ci dice, infine, che il designer grafico è tale se anche oggi, nel proprio bagaglio tecnico ideale, è in grado di farsi carico di uno sconfinato sguardo traduttore. Grazie. Grazie mille a Giovanni Baule per questo intervento densissimo e estremamente interessante su più fronti. Io ho ovviamente molte domande, mi limiterò soltanto a una piccola osservazione, ma prima ricordo naturalmente a tutti coloro che ci seguono ora che potete fare liberamente domande ai relatori in chat, poi le gestiremo qui all'interno. E tantissimi temi su cui riflettere, l'idea di artefatti di traduzione che secondo me rende giustizia proprio al fatto che più che un lavoro da vassallo è veramente un lavoro da autore e coautore a volte di Massen rispetto ai propri testi, e tantissimi sarebbero i temi da discutere che inizio ad appuntare già per la nostra discussione di questo pomeriggio. Per ora faccio solo una domanda rispetto al tema molto interessante che aprivi a proposito della traduzione visiva come strategia di accoglienza. Mi sembra estremamente interessante rispetto alla traduzione più classica, rutinaria, ma rutinaria non è, che avviene ogni volta in casa editrice. Ma mi chiedevo se questa definizione di strategia di accoglienza funziona ancora pensando alle opere sperimentali di Massen, cioè la dinamica dell'accoglienza, come viene gestita nel Massen più sperimentale, più bricoleur che tu hai descritto così bene nel tuo intervento. Sì, credo che, grazie Valentina, questi aspetti ovviamente si compenetrano nella figura, nel ruolo di Massen, e forse io li ho messi proprio come le due facce della medaglia, che in qualche modo sono le due facce del designer grafico. Noi sappiamo, tutti quelli che di noi hanno esperienza progettuale, mi ci metto io per primo, che ogni progettista grafico, ogni designer grafico è continuamente dibattuto tra una fronte, diciamo così, autoriale e un fronte, diciamo, all'estremo di servizio. Ecco, ci si dibatte sempre, e il progettista grafico si dibatte all'interno di questa alternativa così radicale. Effettivamente sta alla capacità, alla competenza professionale di ogni progettista, e Massen dimostra di essere in grado di passare da un fronte all'altro intanto con un'estrema continuità dal punto di vista dell'approccio, e però essendo anche ben consapevole che se fa grafica editoriale deve in qualche modo assumersi questo compito di traduttore ospitante, e nel momento in cui invece si fa traduttore di poesia e quindi deve in qualche modo sovrapporre una propria poesia ad un'altra poesia, è il grande problema dei traduttori della poesia nel senso, in senso testuale, ecco, lì in qualche modo si fa necessariamente anche poeta, diciamo così, o anche autore di musica, autore, diciamo, in generale. Ecco, credo che proprio ragionare un po', e ci può essere utile, diciamo, anche su un piano dell'esperienza didattica, di come sono le oscillazioni di ogni autore tra una pratica che potremmo considerare, ma così non è, di servizio, proprio perché è una pratica alta, è appunto la pratica del costruire momenti di ospitalità, come quella della collana grafica di sistema, e dall'altra parte invece un intervento più fortemente autoriale. Ecco, questo lavoro di oscillazione forse è proprio l'esperienza, ripeto, di ciascuno, che è comune a ciascuno dei progettisti, che è interessante poter rileggere in molti autori e in molti progettisti, e in fondo ci dà da pensare anche sul nostro operato
progettuale quotidiano, perché in qualche modo va sempre scelta una taratura su questa scala da un livello a un altro. Dopodiché io facevo appunto riferimento a Jabez perché il libro dell'ospitalità è un libro, essendo che un libro, è dichiaratamente un libro, è molto interessante perché in qualche modo dà la cifra anche teorica di che cosa consideriamo ospitalità, ospitalità nella scrittura e ospitalità in un libro nel momento in cui, ma questo lo diciamo noi, facciamo anche un lavoro di progettazione grafica, di progettazione editoriale attorno al libro. Certo, estremamente interessante, proprio un campo di riflessione che si apre intorno a noi, intorno a questa oscillazione, proprio tra l'accoglienza e l'ospitalità da una parte, la invece creazione poetica, anche grafica e poetica allo stesso tempo dall'altra. E, è arrivata anche una domanda dalla nostra chat, da Marco Caverni, che chiede qualche ragguaglio in più sul concetto di traduzione ekphrastica e chiede in particolare se questa traduzione è possibile solo in un verso o invece è possibile anche dall'immagine al testo, oltre che dal testo all'immagine, magari nell'ambito, immagino, della pratica editoriale. Certo. Beh, per farla rapidamente, perché la questione è complessa e dibattuta, però l'ekphrasis di cui potete andare a trovare riferimenti è, diciamo, storicamente si rifà a dei casi classici, è stata letta all'interno del mondo classico, in particolare tutti gli studiosi fanno riferimento alla descrizione testuale, anzi poetica, che Omero fa dello scudo di Achille. Quella è considerata storicamente la prima ekphrasis, quindi una poesia, anzi quella che era una poesia probabilmente cantata, che racconta di un oggetto artistico che non c'è e non esiste, se non appunto. Ecco. Questa è, diciamo, la definizione di ekphrasis, vado per esempi, la definizione di ekphrasis classica. Da lì in avanti, tutti quelli, compresi importantissimi storici dell'arte, che hanno descritto col loro testo, col proprio testo, delle opere d'arte, in qualche modo hanno fatto delle descrizioni che si considerano ekphrasis, cioè delle descrizioni ekphrastiche. Posso anche non vedere l'opera, siamo di nuovo a questa questione, non avere l'opera in presenza, ma posso in qualche modo raccontarla, descriverla, definirla anche dal punto di vista critico. Quello che citavo invece Roberto Calasso, parlando del mondo editoriale in senso stretto, in quanto progettista, oltre molte altre cose, della collana Delphi, diceva per l'appunto che nella collana Delphi, collana storica, dentro la quale sono inserite delle immagini di tutti i tipi, diceva di aver progettato secondo l'ekphrasis inversa, cioè in quel caso si parte da un testo, il testo del libro, e lo si traduce in un'immagine, in figura, quella figura che va in copertina. Se ci pensiamo, questo processo dell'ekphrasis inversa che cita Roberto Calasso è in qualche modo il processo che da sempre gli illustratori hanno applicato. Quando faccio illustrazione editoriale, parto da un testo, scelgo alcuni nodi narrativi, alcuni nuclei narrativi fondamentali, e qui c'è tutto un altro aspetto strategico della costruzione illustrativa, della traduzione illustrativa, se vogliamo, e li traduco in immagine. Ecco, quindi abbiamo l'ekphrasis, che è, diciamo, questo racconto, descrizione, soprattutto attraverso parole e per iscritto, di un'altra opera d'arte, perché si tratta, ecco, anche qui di una traduzione tra due opere d'arte, no? Da una parte un'opera d'arte descritta, l'oggetto di cui racconto, ma d'altra parte anche il mio testo con cui lo racconto. Quindi è l'incrocio di due, diciamo, pratiche artistiche. D'altra parte l'ekphrasis inversa, che parte per l'appunto da un testo d'autore, quindi quello che consideriamo sicuramente un'opera autoriale, e che arriva
a un'immagine che in qualche modo è una traduzione visiva in senso efrastico e quindi anche con una interpretazione autoriale in qualche modo. Ecco, non so se sono stato chiaro, ma credo che sul tema appunto un'altra conferenza meriterebbe. Perché... Certo, chiarissimo. Poi sarebbe estremamente interessante anche esplorare i continui rimandi e ritorni da testo a immagine proprio nella pratica editoriale, perché l'abbiamo certo. descritta ovviamente per semplicità come una procedura che ha una base di partenza e un risultato di arrivo, ma sono innumerevoli casi che ci potresti descrivere di contrattazione, di dialogo corpo a corpo tra copertina e autore proprio per arrivare all'immagine, arrivare alla definizione di questo territorio di confine. Grazie mille nuovamente, ho Grazie preso a nota voi. Di un sacco di temi che se avrete pazienza esploreremo insieme nella tavola rotonda di questo pomeriggio. Grazie molte a Giovanni Baule. Grazie a tutti. E non vedo altre domande per Giovanni Baule in chat, quindi darei la parola al nostro altro relatore, il nostro ospite, che è Emmanuel Suchet, non prima di una mia breve e doverosa introduzione. Emmanuel Suchet, professore emerito a Lettres Sorbonne Université, fa parte del gruppo di ricerca CELSA. Il suo lavoro si concentra sulla scrittura, sulla storia, sulla semiologia e la semiotica del testo e dell'immagine, oltre che sui libri e sul mondo digitale. Ed è in particolare autore di una teoria dell'enunciazione editoriale, ne approfondiremo sicuramente nel suo intervento. Si interessa anche al design, alle pratiche di comunicazione ordinaria e al rapporto tra letteratura e comunicazione, senza dimenticare il nuovo campo di indagine del digitale. Il suo ultimo libro pubblicato con Etienne Candel, Gustavo Gomez Meja, Valérie Jean Perrier, Le numérique comme écriture, teorie e metodo d'analyse, quindi esplora proprio questo campo del digitale. Ci propone un suo intervento che ha come titolo In archéologie de l'énonciation éditoriale avec Masson. E diamo la parola al professor Suchet, naturalmente. Allora, je vais chercher mon partager l'écran. Bien sûr. Ok. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, on voit parfaitement. Yes. C'est parfait. Je vais quitter ça. Moi, par contre, je ne vous vois pas. Ah si, là, voilà, parfait. Vous voyez ça à l'écran? Très bien. Vediamo lo schermo e il piccolo menu a sinistra, ma vediamo comunque abbastanza bene. Ma voilà. Voilà. Parfait. Parfait. Merci. Merci Valence. Alors, d'abord, bonjour à tous, à toutes. Beaucoup de choses ont été dites, notamment par Monique Langlois, avec des témoignages particulièrement touchants. Et merci parce que ça fait renouer des choses qui sont belles et importantes. Et puis avec Valentina et Giovanni Baule qui nous ont apporté autour de la variation et de la traduction un certain nombre de concepts extrêmement intéressants pour aborder la question de l'œuvre de Masson, mais pas que, puisqu'on va beaucoup au-delà à partir de tout ce qui a été dit. Je vais essayer d'être bref sur un certain nombre de questions et sur un certain nombre d'évocations. Beaucoup de choses ont été dites, donc je les évoquerai au passage. Je vais simplement en fait, commencer par vous présenter un parcours, la rencontre avec Masson, qui a été fondamentale dans mon parcours. Et puis, ce que ça a donné d'un point de vue théorique, en fait, l'heuristique créée par la rencontre et le travail sur son œuvre. Et puis ensuite, en fait, ce qui s'est déployé d'un point de vue théorique. Et je reviendrai sur deux aspects proposés par un poète typographe français de l'entre-deux-guerres
qui était également un grand éditeur, qui est Guy Lévi-Strano, et je reviendrai au manuscrit de Massin pour essayer de faire remonter l'articulation autour de ce corps de théorie que vient d'évoquer Valentina à propos de l'énonciation éditoriale. Voilà, ça c'est le programme. J'espère que je ne serai pas trop long et que la présentation en Zoom ne vous pèsera pas trop au fil des heures. Bon courage à vous et merci également aux traducteurs parce que, ayant fait ça aussi au Mexique à une époque, je sais la difficulté de cette tâche et je les en remercie beaucoup. C'est très agréable de pouvoir vous entendre et de comprendre ce que vous dites de manière claire. Voilà. Donc, au début des années 80, pour mon DEA, en fait, c'est à l'époque le diplôme qui préparait à la thèse de doctorat, j'avais entrepris une recherche que j'avais intitulée « La lettre en son image », et je faisais évidemment référence à l'ouvrage de Massin, « La lettre et l'image », préfacé par Queneau. Queneau que, après, j'ai en fait accompagné dans la bibliothèque de la Pléiade, en folio et dans la collection les cahiers de la NRF notamment. Et donc en fait, qui a été l'auteur sur lequel j'ai le plus travaillé à une époque. Le jeu sur le titre qui glissait de la lettre et l'image à la lettre en son image proposait en fait un simple pas de côté. Mon objectif était d'éclairer, d'un point de vue théorique, les relations qu'entretiennent précisément la lettre et l'image. J'étais alors nourri par les recherches de ma directrice de thèse, qui était Anne-Marie Christin, qui portait une très grande attention au statut de l'image dans l'émergence de l'écriture et qui préparait son fameux ouvrage qui est sorti quelques années après sur l'image écrite. Et en fait, j'étais également travaillé en quelque sorte par les travaux d'André Leroy-Gourhan. Je songe bien entendu en premier lieu au geste et l'image, pardon, le geste et la parole, c'est un joli lapsus, le geste et la parole que je considère toujours comme un livre majeur. La découverte en fait des thèses de Leroy-Gourhan a été un moment déterminant qui m'a sorti des sphères très confortables de la littérature que nous approchions à l'époque par le biais des analyses littéraires, bien entendu, de la démarche historique, de la démarche psychanalytique, de la linguistique ou de la sémiologie, par exemple. En fait, les thèses et méthodes déployées par Leroy-Gourhan ouvraient le champ complexe des rapports de l'être humain et qu'il entretient avec l'écriture, son corps et son environnement. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et l'écriture, du coup, sortait de l'univers du livre, sortait de l'univers de l'écrit habituel pour s'ouvrir au monde d'une manière beaucoup plus large. D'une attention portée à la littérature et à l'édition scientifique des textes et à l'accompagnement des textes de Raymond Queneau pour la Pléiade, par exemple, je suis passé à l'analyse des pratiques sociales de l'écriture, la pratique sociale des textes, et à une approche beaucoup plus phénoménologique et à une anthropologie de l'écriture et de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, grâce, pour le résumer et le dire très très rapidement, grâce aux travaux d'André Leroy-Gourhan, j'ai ouvert le champ dans lequel j'étais alors assigné. Mais j'ai conservé évidemment le plaisir du texte et de la littérature et ce goût de la méthode multiple que j'ai appelé l'éclectisme méthodologique en regard à ce que faisait Queneau. Dans le prolongement de la recherche de Leroy-Gourhan, j'envisageais de considérer l'écriture comme un terrain d'entente. Alors, ça va faire écho avec ce que disait tout à l'heure l'évocation qui a été faite tout à l'heure à propos de l'inconscient optique de Benjamin et surtout en fait du livre de Jabès. Et je remercie en fait Giovanni Baole d'avoir évoqué ces deux auteurs. Dans le prolongement des recherches de Leroy-Gourhan, j'envisageais de considérer donc l'écriture comme un terrain d'entente, et c'est un point important, un terrain d'entente où s'articule conjointement les deux principales modalités d'expression de l'espèce humaine, c'est-à-dire le geste et la parole. Leroy-Gourhan a en effet clairement mis en évidence le fait que ces deux sources d'expression sont disjointes dans le corps humain, l'une relevant des sphères du visage et des organes de la parole, et l'autre relevant en fait du geste
à proprement parler, et de la main. L'une a permis de déployer les arts du rythme, de la langue et de la voix, et l'autre a permis le développement des arts du volume, de l'espace et du visuel. Autrement dit, de façon très très schématique, d'un côté la parole et de l'autre la musique, et l'écriture et la peinture d'un côté et de l'autre. Vous commencez donc à entrevoir pourquoi je passe par le roi Gourand pour vous parler de Massin, parce que nous sommes ici à l'articulation précisément de la question de l'écriture qui associe l'ensemble des modalités expressives de l'homme. Mon hypothèse était en fait et continue à être très simple. L'écriture offre une réponse à la rupture anthropologique dont parle le roi Gourand, à cette dissociation entre le geste et la parole, ces deux sources majeures d'expression de l'être humain. L'écriture offre une réponse à cette disjonction ontologique qui nous est constitutive, à cette scission corporelle qui définit la nature de nos principales, de nos deux principales sources d'expression. C'est sur cette intuition initiale que j'ai formulé l'idée de stade de l'écriture, à partir d'une description phénoménologique de la pratique d'écriture. Le stade de l'écriture, c'est un espace et un temps de médiation. Et je suis très content d'entendre dans la bouche de Giovanni Baole l'idée de traduction intermédiale et d'intermédialité. On y reviendra peut-être précisément tout à l'heure. Et nous sommes en train de publier justement à Communication et Langage un numéro spécial sur l'intermédialité de l'école québécoise. Il faudra qu'on en reparle parce que je pense qu'on a des échanges culturels tout à fait intéressants à faire. Je reviens donc à mon histoire. L'idée de le stade de l'écriture, cet espace et ce temps de médiation, un espace matériel, et j'insiste sur le matériel moi aussi, où s'élabore la médiation, la médiatisation, un espace médian, un entre-deux, un interstice où se déploie ce processus singulier de communication qu'est l'écriture. C'est un espace d'une nature tout à fait singulière, un espace autre, le lieu de l'autre, en somme, un lieu qui fonde le lien en s'émancipant du corps, de l'espace et de la temporalité. Fondé sur le lien, le stade de l'écriture est ce lieu qui institue la relation, une relation à soi, bien sûr, dans un premier temps, et évidemment une relation à l'autre. J'envisage alors l'écriture comme le lieu du lien, le lieu de la relation. Confronté donc à la dissociation corporelle de ces deux sources expressives, l'être humain rassemble ce qui est épars en un lieu singulier, et ce lieu du lien fondamental, c'est le stade de l'écriture. Je n'ai pas le temps de développer en fait toutes les conséquences de cette approche singulière de l'écriture, mais je voulais juste tracer à grands traits ces éléments de contexte afin de mettre en perspective deux aspects qui sont à la base de ce que j'aimerais vous dire et vous exposer aujourd'hui à propos de Massin. D'une part, la nécessité que nous avons d'aborder l'écriture, non pas uniquement d'un point de vue historique, sémiologique ou littéraire, mais bien de nous situer dans un ordre anthropologique, l'ordre de l'anthropocène dans lequel nous vivons, bien entendu. Et cela entraîne en fait un certain nombre de conséquences dans la façon d'approcher le design, bien sûr, et la typographie notamment. Et Giovanni Baole en a parlé tout à l'heure sur certains points, notamment sur certains points de la traduction. Je garde donc cette perspective en toile de fond. D'une part, de redonner à la rencontre avec Massin, qui fait l'objet de notre colloque, une place stimulante dans l'archéologie de l'énonciation éditoriale, laquelle énonciation éditoriale annonce en effet le stade de l'écriture que je viens d'évoquer brièvement et qui en est le creuset. Venons-en donc à Massin. Pour amorcer ma recherche doctorale, j'avais choisi les exercices de style de Queneau, typographié par Massin et illustré par Karelmann.
La question que je me posais, c'est est-ce que le passage d'un manuscrit à un tapuscrit, à une édition originale, à une pré-originale en revue, à une édition illustrée ou à une édition comme celle de Massin, est-ce que l'énonciation se transforme? Le linguiste dit non, mais le linguiste reste fermé dans sa logique. Le sémiologue dit oui, par la force des choses. Et quand on regarde d'un point de vue anthropologique ce que c'est que le livre dans le rapport au monde et dans le rapport entre les êtres humains, il est évident que nous n'avons pas affaire au même mode d'expression et donc à la même énonciation. Et donc c'était ça l'objet initial de ma thèse. En fait, j'ai dévié parce que j'ai fait l'édition critique des exercices de Keaton ou de Steele de Queneau et je n'ai repris ça que beaucoup plus tard, mais peu importe, ça c'est la petite histoire. Donc j'avais procédé dans un premier temps à une première analyse sémiologique de l'ouvrage en focalisant mon regard sur le rapport entre le texte et l'image, avant d'engager un travail assez pointilleux avec Massin. Mon objectif était de travailler sur ses archives matérielles et de l'interroger parallèlement sur la démarche musicale de son projet, dont on a entendu parler déjà, et sur l'ensemble des variations typographiques effectuées sur les titres des exercices de style. Et Valentina en a parlé un peu tout à l'heure, effectivement. Si l'analyse initiale évoquée dans le livre consacré à Massin est publiée par André Derval un peu plus tard, je ne sais pas où je l'ai mis, ah voilà, c'est ça, est quelque peu naïve, cette analyse que je proposais, elle offre l'avantage d'avoir enclenché un processus de recherche. Alors, de quoi s'agit-il? Là, je vous ai donné le contexte, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Nous étions avec Massin au milieu de ses archives qui ressemblaient plus à un cabinet de curiosité qu'à des archives très classées, dans lesquelles il plongeait à chaque fois avec beaucoup de délices, et nous avons entrepris d'éplucher tous les titres des exercices de style afin d'évoquer les origines, les techniques, les sources d'inspiration, les hasards, les découvertes ou les attendus culturels qu'il croisait sur son bureau. L'objectif était de rappeler à l'occasion de rappeler à la mémoire, ce qui avait pu motiver chacun de ses choix. Qu'est-ce qui avait entraîné le fait qu'il avait choisi tel ou tel titre? Et chaque plongée effectuée était l'occasion de multiples anecdotes et digressions. Bref, nous nous sommes adonnés à un joyeux travail d'entomologiste de la typographie et des arts graphiques. Nous n'avons pas été très théoriques, mais par contre, nous avons beaucoup parlé, bu aussi, et raconté des tas de choses. Et cette première approche a été suivie d'autres visites motivées par une campagne de photographie sur ses travaux, manuscrits, techniques et maquettes préparatoires qu'on avait menées pour le Centre d'études de l'écriture à l'Université Paris 7. Et je retiendrai juste de cela deux petites anecdotes. Une que tout à l'heure Monique Langlois a rappelée avec beaucoup de bonheur, c'est la première, assez joueuse. Lorsque nous avons abordé la question des influences musicales, Massin a en effet pris un petit air amusé et s'est mis à évoquer la série de préservatifs qu'il avait découpés dans la longueur, fixés sur des planches avec des punaises, préservatifs sur lesquels il avait préalablement imprimé en Cheltenham gras le texte de la foule qui était chanté par Edith Piaf. En fait, il avait cherché à tendre le latex dans tous les sens, dans toutes les directions, afin de parvenir à visualiser les modulations de vocales d'Edith Piaf lorsqu'elle chantait la chanson de Michel Rivgauche. Massin était ravi de sa trouvaille, pour le moins cocasse et tout à fait efficace. Son calligramme vocal, en fait, apparut pour la première fois avec les photos d'Émile Cano dans la revue Evergreen à New York. La seconde, en fait, anecdote, est également d'ordre purement technique. Et elle relève de l'histoire de la technique de l'édition et cette fois-ci Massin évoque les déboires rencontrés à la sortie des fameux 100 000 milliards poèmes de Queneau dont il avait assumé la direction artistique mais pas uniquement puisqu'il en avait conçu la maquette et la plus grande difficulté n'avait pas pour lui résidé dans la conception de la maquette qui est une trouvaille de génie mais dans l'impression et la réalisation technique de l'ouvrage. Lorsque l'ouvrage est sorti de l'imprimerie, Massin nous raconta que les petites mains de chez Gallimard l'ont maudit à proprement parler, car elles durent enlever à la main
avec des pinces à épiler les barbules qui étaient restées coincées entre les languettes découpées, car les emporte-pièces utilisés par l'imprimeur pour découper les parties situées que vous voyez entre les verres, en fait, étaient pour la plupart restées bloquées, car l'emporte-pièce s'était bouché à cause de l'épaisseur du papier. Et vous voyez, en fait, de cette question technique tout à fait rigolote, il a raconté, en fait, il explique le système de fonctionnement de l'ouvrage à proprement parler. Et l'ouvrage est donc arrivé matériellement inachevé chez Gallimard. Or, pour que le principe combinatoire du livre de Queneau puisse fonctionner, il fallait impérativement que chacun des petits volets, que chacune des languettes puisse bouger de façon à pouvoir assumer la combinatoire. Donc, d'une part de Piaf à Queneau, nous sommes passés à Ionesco, aux manuscrits que nous venons de voir, qui ont été commentés par Valentina et Giovanni, sur lesquels je ne reviendrai pas, aux manuscrits maquettes de la cantatrice chauve, à Delira II, une petite merveille, aux mariés de la Tour Eiffel, qui cherchaient à rééditer à l'époque, à la très subtile conversation symphonietta de Tardieu et au fameux Whisplit de Shakespeare qui ouvre la tempête, sans oublier évidemment les collections club dont l'inspiration devait beaucoup au travail de Pierre Faucheux, on en a parlé tout à l'heure de manière très claire, pour les éditions club. Bref, nous avons ainsi réalisé 3000 diapositives lors des différentes visites, cette fois-ci un petit peu plus organisé et rythmé, et qui se sont rythmés effectivement avec beaucoup de convivialité et d'apéritifs, comme le rappelait tout à l'heure Monique Langlois. Ces rencontres, en fait, ont nourri la confection d'un numéro de trousse-livre qui avait été mis en page à l'époque par André Belgui. De ces entretiens avec Massin, j'aimerais retenir juste une remarque théorique qui s'est avérée particulièrement heuristique et qui m'a permis de faire bouger les lignes théoriques de l'énonciation éditoriale. On a vu tout à l'heure un ensemble d'exercices, et notamment travaillé celui qu'évoquait Valentina tout à l'heure à propos de prosthèses, d'exercices de style travaillé. C'est autour de ces éléments que nous avons échangé d'abord avec Massin. Et lorsque nous avons entrepris le décryptage de son travail sur la typographie des exercices, nous avons passé en revue l'ensemble des titres. Mais à aucun moment, nous n'avons tous les deux songé à évoquer le texte courant. Et cet oubli, c'est sur cet oubli que je voudrais m'arrêter deux secondes. Cet oubli est révélateur. Obnubilé par la typographie expressive, qui cherchait à exprimer un univers singulier à chaque fois à travers les dimensions iconiques de l'écriture, nous avons purement et simplement omis de prendre en compte ce qui fait l'image du texte courant, ce qui est en fait en constitue la base dite silencieuse, et j'aime beaucoup les citations qui ont été données tout à l'heure, notamment celle de Valérie, qui correspond effectivement à la même intention. Ce regard qui est la base dite silencieuse de l'écriture, et donc en fait, je suis revenu sur cet oubli d'un point de vue théorique en m'intéressant à ce que j'ai appelé la typographie servante. Et j'ai focalisé alors à l'époque mon attention sur le discours proprement idéologique véhiculé par les théoriciens et les praticiens de la typographie. Pourquoi avons-nous tendance à oublier ce qui constitue la base même de notre écriture? Il y a plusieurs raisons à cela qui sont intimement liées. Je ne retiendrai que les principales, à commencer par la dimension matérielle. Je suis très content d'avoir entendu tout à l'heure effectivement que la matérialité était à la base même, et c'est une notion qu'il faut faire remonter. La question n'est pas nouvelle en fait. Elle repose sur un constat de la matérialité de toute écriture, y compris typographique bien entendu. En 1764, Fournier le Jeune introduisait son catalogue consacré au caractère de l'imprimerie sur un quatrain de sa façon. Des faits éloignés de nos yeux, ces caractères nous instruisent, et par cet art ingénieux, tous les talents s'immortalisent. C'est la page de faux titre.
par sa matérialité, la typographie nous instruit des faits éloignés de nos yeux, écrit-il. C'est toute la question et l'intérêt de l'écriture. Elle s'émancipe de son contexte, du corps, du temps et de l'espace de son énonciateur. Mais on considère très souvent que cet art doit rester silencieux. On a évoqué Valérie tout à l'heure. Vox affirme par exemple que l'art du typographe est de rester inaperçu. Il consacre donc la dimension infraordinaire, pour reprendre l'expression de Pérec, il consacre la dimension infraordinaire de la typographie courante qui relève de ces événements ou de ces objets qui peuplent notre quotidien et auxquels nous ne prêtons plus aucune attention à force d'habitude. C'est exactement ce que nous avons fait avec Massin. Attiré par la typographie expressive et sa dimension spectaculaire, nous avons oublié la part infraordinaire du texte courant sans laquelle l'écriture ni la lecture ne peuvent exister. Nous n'avons même pas vu et nous ne voyons plus la matérialité du texte ordinaire, elle avait disparu à notre attention. C'est ça que j'aimerais faire remonter comme indice de quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai initialement interprété ce paradoxe de la typographie servante en mettant l'accent sur son caractère idéologique. Autrement dit, très rapidement, tous les théoriciens ou les praticiens disent « nous devons faire en sorte de passer inaperçu. Il faut que nous soyons au service du texte. » Donc c'est toute une idéologie qui remonte déjà à l'âge de Gutenberg, mais pas uniquement, parce qu'en fait elle est complètement inscrite dans toute notre culture logocentrique et héritée de Platon notamment. Donc ce regard de Vox, qui affirme par exemple que l'art du typographe est de rester inaperçu, en consacrant la dimension infraordinaire de la typographie, est extrêmement important. Et c'est exactement ce que nous avions fait avec Massin. Et donc j'ai initialement interprété ça d'un point de vue idéologique, mais je crois qu'il faut sortir, car cette première analyse, il faut sortir de ce regard, car cette première analyse s'avère inexacte ou au moins incomplète. Il faut la considérer d'un point de vue phénoménologique et passer du constat d'infraordinaire, c'est-à-dire constater que nous voyons des objets auxquels nous ne faisons plus attention, au processus de mémoire de l'oubli. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un point important parce qu'il il nous permet de comprendre ce qui a été évoqué tout à l'heure notamment par Giovanni Baole, ça nous permet de comprendre le mode de fonctionnement que nous avons, qui n'est pas propre à l'écriture mais qui est propre à tout notre environnement, qui n'est pas propre aux objets d'un point de vue sémiotique mais qui est propre à notre regard, nous en tant qu'être humain, et donc en fait qui est une condition anthropologique. Pérec constate que nous sommes quotidiennement absorbés par l'extraordinaire, que nous ne prêtons pas attention aux petits objets, aux événements du quotidien. L'habitude nous aveugle. Nous ne voyons pas ces faits qu'il qualifie, comme je viens de le dire, d'infraordinaire. Et il écrit, ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Je vous renvoie à ce très très beau petit texte, je ne sais pas s'il a été traduit en italien, je crois que si, mais je ne suis pas certain, à ce très petit texte de Pérec qui s'appelle « L'infraordinaire », c'est un très très bel objet de réflexion. J'ai donc interprété en termes idéologiques le paradoxe de ce que j'ai appelé la typographie servante, cette typographie infraordinaire qui, pour exister, doit s'effacer sous les yeux du lecteur. Or, si je reprends maintenant, non plus le regard du sémioticien, du littéraire, du graphiste ou du designer, mais que si je reprends la démonstration de Merleau-Ponty, donc du phénoménologue, démonstration qui a été reprise par Carlo Cini, et donc si je reprends la démonstration que Merleau-Ponty consacre à l'activité de lecture, démonstration, comme je viens de le dire, reprise par Carlo Cini, en termes presque identiques et très intéressantes, je constate que nous lisons l'expression, que lorsque nous lisons, l'expression
c'est-à-dire la matérialité même de ce que nous donnons à voir, ce que nous venons de voir dans tous les exemples de Massin, l'expression s'efface devant l'exprimé, c'est-à-dire la signification. Autrement dit, pour accéder au sens, à la signification, nous effaçons l'expression, c'est-à-dire la part matérielle et médiatique de l'écriture. Nous oublions ses caractéristiques matérielles et l'environnement médiatique qui la constitue. Nous impensons, c'est-à-dire nous ne pensons pas, nous impensons notre activité à proprement parler. Nous impensons notre activité de lecture lorsque nous sommes en train de lire. Mais cet oubli est absolument nécessaire et c'est ça qui est intéressant. Donc le regard idéologique est intéressant, mais il n'est pas complet et il peut s'avérer faux. Le regard phénoménologique nous permet de comprendre comment nous fonctionnons lorsque nous sommes en train de lire. Et c'est une nécessité qui a été... Alors, les travaux des phénoménologues sont confirmés par les travaux des gens, de nos collègues en sciences cognitives, je pense à Lionel Nakache notamment, je vous donnerai toutes les références éventuellement, mais ce qui est intéressant, c'est que les cogniticiens arrivent, enfin les sciences cognitives, pardon, ou plus exactement, les neurologues, donc les médecins, arrivent de l'autre côté pour montrer ce que la phénoménologie explique depuis déjà des années et des années. Ce qui est intéressant, c'est que nous arrivons au même constat, donc ça c'est plutôt rassurant. Donc, en fait, j'insiste sur ce point, l'oubli de la matérialité, l'oubli de la médiation est nécessaire à notre lecture. Certes, nous percevons la matérialité de l'écriture, mais nous l'effaçons de notre conscience afin de déployer sans encombre notre pratique de lecture. Nous délaissons la conscience de notre savoir afin de le rendre opératoire. Tout cela mériterait sans doute un petit peu plus d'attention. J'ai repris dans l'ouvrage qu'évoquait Valentina tout à l'heure, au début du livre, j'ai repris toutes ces questions-là à propos du numérique, parce que ça marche exactement de la même manière. On lit un écran comme on lit une page, comme on lit un texte, nous, en tant qu'êtres humains, avec les mêmes modes de fonctionnement, même si les médias ne sont pas les mêmes, et même si sémiotiquement, on peut en dire beaucoup de choses. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que tous ces éléments-là de compréhension de notre modalité d'écriture peut transformer notre regard de compréhension des objets visuels, du design bien sûr, et évidemment de la typographie. La rencontre avec Massin a donc suscité un moment réflexif et c'est en sa compagnie que l'oubli relatif au texte courant a émergé de façon très heuristique. Et en fait, c'est rigolo parce que cet oubli qu'on a eu tous les deux a été pour moi un véritable moteur théorique. Et en réfléchissant derrière après, ça m'a permis de passer un cap vraiment très intéressant d'un point de vue théorique. Pour bien comprendre l'intérêt de ce phénomène, je vous propose d'en exposer très brièvement les trois concepts de l'énonciation éditoriale, trois concepts qui ont été fondateurs, en fait, avant de revenir sur les travaux de Massin. Alors, l'énonciation éditoriale repose sur trois concepts fondamentaux qui sont complètement interdépendants, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont très, très liés, et je vais y revenir. Ces trois concepts clés, grâce à Guy Lévis-Manneau, sur lequel nous reviendrons, je reviendrai sur la question de l'interdépendance grâce à Lévis-Manneau, pardon, de manière à la faire percevoir et à la faire voir à travers la matérialité de l'écriture, parce que ça sera plus parlant. Et donc, en fait, trois points. L'image du texte et la matérialité. Et je suis très content d'avoir entendu à la fois dans la bouche de Valentina et de Giovanni Bao les questions qui sont des questions profondément analogues et qui sont les mêmes questions que nous nous posons. Donc, l'image du texte et sa matérialité. La mémoire de l'oubli dont je viens de vous parler très rapidement, et s'il y a besoin, on y reviendra pour l'expliciter, et qui fonde l'impensé de la matérialité et de la médiation dans notre pratique de lecture, et la question de la polyphonie énonciative, et je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure, c'est-à-dire en fait de la pluralité d'acteurs qui toujours parlent, entre guillemets, s'expriment autour d'un objet de communication, que ce soit la typographie,
que ce soit le design, que ce soit le livre, peu importe, et ces questions sont analogues. Alors, l'image du texte, pour commencer. L'image du texte, c'est une expression qui renvoie à sa matérialité. Nous l'avons déjà évoqué. Le constat initial est très simple. Il n'y a pas de système d'écriture qui, pour advenir aux yeux du lecteur, puisse se départir de sa dimension visuelle. Autrement dit, quel que soit le système d'écriture, idéographique, phonographique, idéophonographique ou autre, peu importe, l'écriture ne peut se départir de sa dimension visuelle. Sans matérialité, il n'y a pas d'écriture. Qu'il s'agisse d'encre, de peinture, de gravure, seules ces caractéristiques matérielles nous permettent de la percevoir, de l'appréhender. Donc c'est le corps humain qui parle. Je ne peux pas avoir accès à la matière de l'écriture, y compris d'un point de vue phonétique et oral, car ce sont des ondes que nous percevons. Sans la matière, je ne peux pas avoir accès à l'écriture. Il n'y a pas d'écriture sans matière, a fortiori lorsqu'il s'agit d'écriture typographique, bien entendu. Donc, l'image du texte relève toujours déjà d'une matérialité, quelle qu'elle soit. C'est une condition minimale d'existence, fondamentale pour le numérique. J'y reviendrai au besoin s'il y a besoin de l'expliciter. Mais l'écriture doit également s'exprimer, et c'est pour ça que j'étais très content d'entendre tout à l'heure le travail autour de l'intermédialité, et notamment du travail autour de l'intermédialité de l'ensemble des pratiques et de l'archéologie des intermédiaires et intermédiales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes sur le même champ ici. L'écriture doit également s'exprimer sur ou à travers un support, quel qu'il soit, de la pierre, de l'argile, du bois, de l'écorce, du papier, peu importe. Qu'il s'agisse d'un écran d'ordinateur comme ce que nous avons sous les yeux en ce moment, en matériaux composites, faits de verre, de plastique et autres, qu'importe. L'écriture toujours se révèle grâce à son support médiatique qui lui est présent, qui lui présente aussi des caractères mystiques matériels. Autrement dit, nous avons deux niveaux de matérialité différents, mais qui sont conjoints. La matérialité de l'écriture et la matérialité du support. Et les deux sont signifiants. Les deux vont apporter une part de signification à ce que nous allons recevoir. Objet de design, typographie, livre ou tout autre objet. Il y a donc ces deux dimensions. Et la remarque est d'importance car si nous estimons que cette matérialité exprime effectivement quelque chose, le support signifie et il relève à son tour de ce que j'ai appelé la polyphonie énonciative. J'y reviens un instant. Ce que je dis de l'écriture ou de la typographie est valable en fait pour tout dispositif de communication. En cela, l'énonciation éditoriale est une théorie matérialiste de la communication. Mais comme nous venons de le voir, l'image du texte a une fâcheuse tendance à disparaître à notre attention. La matérialité de l'écriture relève effectivement de ce que je viens d'évoquer autour de l'infraordinaire, ces choses communes qui passent inaperçues. Du constat initial donc de Pérec de l'infraordinaire, je propose de passer au processus vivant, pour comprendre ces phénomènes, au processus vivant de mémoire de l'oubli. C'est-à-dire à la nécessité, et j'insiste beaucoup sur ça, la nécessité que nous avons, en fait, de décorréler la conscience que nous avons de nos savoirs instrumentaux afin d'être opérationnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nous sommes en train de faire quelque chose, nous ne sommes pas en train de nous dire « Ah oui, je fais ça pour faire ça ». Quand je suis en train de lire, je ne dis pas « Ah oui, pour lire « le », je vais lire « le ». Non, ça, nous l'avons appris. Nous le savons en mémoire profonde. Ce savoir-là, c'est précisément la mémoire de l'oubli. Et nous oublions que nous savons d'un point de vue conscient pour être opérationnel. Et c'est la dimension opératoire qui œuvre à ce moment-là. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut analyser le phénomène, mais lorsque nous sommes en train de lire, nous ne pensons pas que nous sommes en train de lire. Nous lisons. Et c'est ça l'essentiel.
Si ces questions-là ne sont pas encore très claires, on y reviendra. Mais je crois que c'est important de bien comprendre. La perception que nous avons de la matérialité passe donc par le processus de mémoire de l'oubli. C'est pour ça que nous ne faisons pas attention à la matérialité du texte courant dont je parlais et qui nous a, enfin, idée qui a émergé lorsqu'on a échangé avec Massin. Ce point, en fait, est important parce que les choses qui sont exprimées à travers la matérialité ne sont pas nécessairement saisies par la conscience. Elles sont saisies par nos percepts, par notre perception, mais pas nécessairement par la conscience. Et vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est extrêmement important, parce que ça, c'est l'entrée directe de la propagande et de la publicité, et d'une des forces de la propagande et de la publicité. Donc, il faut bien le comprendre, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Corrélativement, cela veut dire que la matérialité de l'écriture, comme celle du support médiatique, participe de la signification générale. En cela, elle relève des différentes instances d'énonciation éditoriale, du texte, du livre, etc. À la suite de Roger Lefer, qui est un théoricien qu'on a un petit peu oublié en France, c'est dommage, qui est quelqu'un de très fin, qui parlait d'énonciation typographique, et de Paolo Fabbri, bien sûr, que vous connaissez tous, évidemment, j'imagine, et dans son ouvrage dans la Svolta Semiotica, je suis désolé pour mon accent italien, mais dans ce qu'on a traduit en français par le tournant sémiotique, Paolo Fabbri revendiquait les jeux d'énonciation, et je le cite, présents dans un cadre sémiotique et pas seulement linguistique. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tous les éléments dont nous parlons depuis tout à l'heure, ce que fait Massin, par exemple, sont des parts énonciatives de ce que nous recevons. Donc, quand il fait la cantatrice chauve, à travers la dimension visuelle de son travail, il exprime quelque chose que Ionesco n'avait pas dit, ou que les acteurs n'avaient pas dit, et que le livre n'avait pas dit. Donc, en fait, il a une part énonciative, et ça, c'est ce que je cherche à faire remonter. Il importe donc de réévaluer la part énonciative de la matérialité et donc de l'ensemble des dispositifs techniques et des dispositifs médiatiques. Mon objet livre me parle à travers son format, son papier, sa typographie, son odeur même, sa matérialité, qui sont autant de conditions de possibilité données au texte et à l'image et que je reçois physiquement par leur entremise. Autrement dit, sans cette matérialité, eh bien, je ne peux pas avoir accès à ce qu'on appelle le texte ou l'image, qui sont elles-mêmes et qui sont eux-mêmes matériels. Alors, qu'en est-il maintenant de la polyphonie énonciative? À nouveau, c'est d'un constat très simple que je partirai. Le texte, en effet, n'est pas le seul fruit d'un auteur et de son auteur. Il est également le produit du travail de l'éditeur, de l'imprimeur et de tous les acteurs qui participent de sa conception, de sa fabrication, de sa réalisation. Tous participent ainsi de son énonciation. Voilà ce que j'ai appelé l'énonciation éditoriale. Et c'est dans le cadre de l'énonciation éditoriale, la polyphonie énonciative, c'est-à-dire l'énonciation de chacun des acteurs de corps de métiers différents qui œuvrent en commun pour un objet qui est fabriqué à la fin. Alors, d'ordinaire, je prends, pour expliquer aux étudiants très rapidement ce que c'est que la polyphonie énonciative, je prends le générique d'un film. Alors, prenez un film à grand budget, comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, puis vous demandez aux étudiants de noter tous les corps de métier et tous les noms qui sont cités à la fin dans le générique. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont présentes. Donc, pour faire une œuvre, comme un film, on s'aperçoit qu'on a des centaines de corps de métier. Pour faire un livre, on a moins de corps de métier, mais on a tout le temps une pluralité de corps de métier qui permettent à nous, au final, d'avoir un objet entre les mains qui est un objet qu'on peut lire. Donc, ce que nous lisons passe par tout le travail de ces acteurs. Et c'est ça, la polyphonie énonciative, étant entendu qu'à chaque fois, chacun
œuvre à sa manière, à sa façon, en fonction de ses compétences, à la réalisation collective de cet objet qui est un objet livre. Voilà. Donc là, nous sommes au cœur de la polyphonie énonciative. Dans le cadre de notre journée qui est consacrée à Massin, je pense évidemment pour la polyphonie énonciative aux typographes, aux designers, aux maquettistes, aux imprimeurs, évidemment, qui participent tous de cette polyphonie énonciative, qu'ils le veuillent ou non, ou qu'ils le revendiquent ou pas. Peu importe, qu'ils le veuillent ou qu'ils le revendiquent ou non, importe peu. De toute façon, ils sont présents. Et ce que nous, nous recevons en tant que lecteurs, c'est le résultat de leur travail. Nous voyons donc que l'image du texte est absentée, nous l'absentons au cours de notre lecture, et cela est dû au processus de mémoire de l'oubli. Laquelle, mémoire de l'oubli, occulte également la polyphonie énonciative. Car quand je lis un texte, celui de Queneau par exemple sur les exercices de style, quand je lis ce texte, je vois sur la couverture Raymond Queneau, je lis, mais après j'oublie que c'est un texte de Raymond Queneau, qu'après c'est, je suis dans la lecture de son texte, que c'est publié par Gallimard, que c'est dans un folio, etc. etc. Tout ça disparaît à ma conscience et j'entre dans la lecture. C'est ce que on va parvenir. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'ai beaucoup d'idées qui émergent quand je suis en train de vous dire ça. Mais je vais aller sur les exemples que j'ai choisis pour vous à propos de Guy Lévis-Mann. Je pense que l'idée de polyphonie énonciative est assez claire, mais lorsque nous la considérons comme ça, l'énonciation éditoriale, si on veut en tirer les conséquences, amène à réévaluer la place de chacun et d'une manière générale à réévaluer le statut de l'auctorialité, partant à reconsidérer le statut de l'œuvre, bien entendu. C'est-à-dire, ce que disaient tout à l'heure en fait Valentina et Giovanni de façon différente, mais qui sont concordantes de ce point de vue-là, où se situe le statut d'auteur de Massin? Où se situe le statut d'auteur de Ionesco? Où se situe le statut d'auteur de Cohen? Où se situe le statut d'auteur de l'ensemble des acteurs qui ont été pris en photo, etc. C'est cette question-là qui est présente. Et évidemment, on ne peut pas écraser sous le statut d'auteur de Ionesco la réalisation faite par Massin, qui figure effectivement sur la couverture, mais pas uniquement. C'est donc cette question-là qui est posée. À ma connaissance, en fait, juste un point, c'est que cette image du texte qui est passée en mémoire de l'oubli, que cette mémoire de l'oubli, en fait, qui est... travail qui oublie aussi la polyphonie énonciative, ces trois composantes sont consubstantielles et sont intimement liées. Alors, pour donner un exemple de ça, je vais passer à Guy Lévis-Mano, grand typographe, type admirable, qui était également poète, traducteur, un admirable traducteur de Lorca, ce qui est quand même... une poésie qui est extrêmement difficile à traduire et qui est d'une... un grand traducteur de Lorca. Rien que ça, ça valait le bonheur de pouvoir le citer. À ma connaissance, Guy Lévis-Mano est le seul à avoir révélé, j'insiste beaucoup sur ce point, de façon réflexive, son énonciation à travers sa pratique de typographe. Partant à mettre clairement en évidence, dans un même geste typographique, la relation qu'entretiennent l'image du texte, la polyphonie énonciative et la mémoire de l'oubli que je viens d'évoquer à l'instant. Laquelle, mémoire de l'oubli, est particulièrement marquante dans l'attitude de ses amis poètes dont il typographie les textes. Voyez cette double page est à l'intérieur des trois typographes en avait marre. Ce tout petit texte. Guy Lévis-Mano s'adresse à ses camarades poètes qu'il est en train de typographier. Et il dit, et leur cri de révolte, ils sont inconscients de notre poésie
et nous ajoute pour fabriquer la leur. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de montrer que les poètes sont inconscients de la, entre guillemets, poésie de la typographie et qui leur permet d'exister. C'est ça qui m'intéresse ici. Dans ce petit texte, il insiste sur l'énonciation du typographe. Elle s'exprime conjointement avec celle de l'auteur. Mais encore, sans elle, la voix de l'auteur n'existerait pas. Et là, c'est un des deux leviers théoriques de l'énonciation éditoriale qui est mis en place. Un processus de communication relève toujours d'une pluralité d'acteurs. Guy Lévis-Manneau fustige les poètes incapables de voir la réalité expressive de la typographie qui permet pourtant à leur texte d'exister. Il œuvre au sein de l'expression visuelle et soulève ainsi la question fondamentale de la polyphonie énonciative. Par sa pratique même, il formule une question théorique de fond, c'est tout simplement simple et magistral. Il dit l'essentiel en le faisant. Les poètes sont inconscients de notre poésie, écrit-il, typographie-t-il plus exactement. Autrement dit, ils demeurent ancrés dans l'idéologie littéraire de la transparence typographique. Par son coup de gueule, Guy Lévis-Manneau fait imploser l'idéologie essentialiste de la poésie et au-delà de la littérature et de toute production textuelle. Or, la réalité est très têtue. Sans l'image de texte et la part expressive des acteurs qui la mettent en œuvre, il n'y a pas de voie poétique possible. La poésie ne peut pas être plus pure que les purs vélins sur lesquels nous la couchons, typographie-t-il. En deux pages à peine, il nous donne à comprendre les fondements de l'énonciation éditoriale, la matérialité du support, de l'encre, de l'écriture, donc du média, qui permettent au texte d'advenir à nos sens. Poète, traducteur et typographe, comme je le disais à l'instant, Lévis-Manneau avait une conscience très aiguë du statut du texte et de l'écriture, ainsi que du rôle de chacun. En typographe, il posait une question éthique fondamentale pour les designers dont l'activité traverse les strates, toutes les strates de l'énonciation éditoriale. Ces trois concepts interdépendants relèvent tous d'un impensé, qu'il soit d'ordre phénoménologique avec ses conséquences idéologiques, d'où les questions énonciatives et existentielles qui sont posées aux designers. Qui sommes-nous face au monde ? Que disons-nous dans notre travail de designer ? Et ça, c'est une question que je soulève très souvent avec les élèves d'Estienne quand nous travaillons ensemble et que je continue à travailler avec eux. C'est une question qui taraude ces corps de métier. À juste titre. Voyons donc à présent comment ces composantes peuvent s'exprimer à travers quelques travaux préparatoires de Massin. Évidemment, je reprends cette superbe page de la cantatrice chauve qui est mise en scène par Massin. Elle illustre à merveille la tension entre la typographie expressive et le texte courant. Par son outrance graphique et ses jeux de superposition, qui mime la cacophonie verbale des acteurs sur la scène théâtrale, elle quitte sa fonction de support linguistique et textuel pour entrer dans le domaine expressif de l'image. La destruction du rectangle d'empagement, l'occupation de la page à bord perdu, l'effacement du foliotage sont intéressants à cet égard car la typographie servante ne les transgresse que très, très rarement. Alors, tout à l'heure, Monique Langlois a évoqué Balzac. Il y a un texte de Balzac qui est extrêmement intéressant pour nous de ce point de vue-là, qui est la 25e méditation de la physiologie du mariage, où Balzac propose en fait une explosion typographique, et ce que j'ai appelé dans un article le carnaval typographique de Balzac, propose une explosion typographique du texte. Mais, et ça, c'est très intéressant, à la différence de Massin, c'est que Balzac garde le foliotage, garde la structure des paragraphes, garde la structure de la ligne et garde en fait le fonctionnement du codex, garde le fonctionnement du livre.
Ici, Massin conserve la base structurelle du fonctionnement du média, du livre. En revanche, il a fait exploser le rapport au rectangle d'empagement, il a pris la page à bord perdu et il s'en est servi d'une manière très proche de ce que Mallarmé évoquait tout à l'heure par Giovanni. Quand Mallarmé parle dans le coup de dé, Mallarmé qui est ici très présent, puisqu'en fait on est très proche effectivement dans la présence de son œuvre dans ce lieu. Quand Mallarmé fait la double page de célèbre du coup de dé, en fait, il conserve aussi un point, c'est le rectangle d'empagement. Ici, Massin va au-delà. Il supprime le rectangle d'empagement. Il va à bord perdu. Donc ça, c'est des points qui sont intéressants à travailler dans l'intermédialité précisément de l'ensemble de ces pratiques. En deux pages à peine, donc, il nous donne à voir l'articulation en fait entre toutes les possibilités qui ont été travaillées par la typographie et ce que lui propose. Mais la mise en page de Massin joue également un rôle qui est extrêmement intéressant d'un point de vue théorique, qui est un rôle analogue à celui que Brecht préconisait pour mettre la fiction à distance critique. Autrement dit, il révèle l'impensé du texte et vient heurter le processus de lecture et la mémoire de l'oubli. Pourquoi ? Parce que quand nous lisons et nous percevons cette page, et je dis bien cette page, cette double page en fait, le texte a disparu. Et nous nous rendons bien compte que dans la lecture d'un texte, il y a quelque chose qui se joue. Donc en fait, c'est l'effet que propose Brecht dans l'effet de distanciation avec ses cartels, où il dit « hop, il faut faire sortir de la fiction ». Là, Massin nous fait sortir de la fiction du texte. Il nous fait entrer dans une autre fiction, qui est la fiction de ce propre récit, qui est un récit d'une autre nature, et qui est un récit d'ordre visuel. La matérialité expressive de la lettre occupe le devant de la scène et nous donne à voir ce que le texte seul ne sait pas exprimer. L'esthétique visuelle prend le pas sur la linguistique. Contrairement à la scène de lecture habituelle, où pour reprendre les termes de Merleau-Ponty que j'évoquais tout à l'heure, Merleau-Ponty disant « Dans notre lecture courante, l'expression s'efface devant l'exprimé. » Ici, c'est l'exprimé qui s'efface devant l'expression. Autrement dit, le discours et le sens de la langue abdiquent devant l'expressivité de l'image du texte. Et c'est bien entendu la figure rhétorique majeure que Massin va exploiter tout au long de l'ouvrage en inversant les rapports de pouvoir ordinairement entretenu entre l'auteur et le typographe, entre l'auteur et le designer graphique ou le maquettiste, comme on disait à une autre époque. Dans une lettre, dans le brouillon d'une lettre manuscrite qui est adressée le 19 février 1964 que Massin adresse à Ionesco, il y a un indice révélateur que je trouve tout à fait intéressant. Massin évoque la question des droits d'auteur. Alors, vous voyez, c'est la question qui est ici. Vous voyez mon curseur ? Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, très bien. Massin, donc, évoque la question des droits d'auteur au sujet desquels Claude Gallimard va lui faire une proposition. Donc, reste la question de vos droits d'auteur au sujet desquels Claude Gallimard va vous faire une proposition. Très bien. Ça, la part auctoriale est réglée. Ionesco va être payé. Parfait, très bien. L'auteur va être payé. Toutefois, il ouvre sa lettre et son propos sur une phrase tout à fait inattendue qui est ici entre parenthèses. Il écrit « Enfin, on va s'amuser !» Parce que c'est décidé, nous allons… j'arrive plus à le dire là. Nous allons pouvoir entreprendre cette édition de la cantatrice chauve, et il insiste, enfin, on va s'amuser. C'est cette phrase que je retiens. La part dévolue au maquettiste prend ici une allure peu coutumière. Imaginerait-on d'ordinaire un typographe s'adresser de la sorte à un auteur ? Symboliquement, dans la rédaction de sa lettre,
Et concrètement, dans son travail d'adaptation, Massin inverse les rapports d'autorité habituellement entretenus dans la hiérarchie établie entre les partenaires du livre. Ici, il se taille la part belle de l'auteur qui va enfin s'amuser. D'un point de vue symptomatique, c'est extrêmement intéressant. Il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Alors, j'aimerais finalement revenir au commencement, une petite coquetterie de la rhétorique circulaire héritée de Queneau. Valentina connaît ça par cœur, puisque c'est une des structures des romans de Queneau par excellence, le cercle qui revient sur lui-même. Avant de formuler la question de l'énonciation éditoriale, je me suis en effet intéressé à la part, à l'énonciation visuelle et typographique. J'avais alors entrepris un travail de description sémiotique très classique, mais très efficace, de la cantatrice chauve que Massin avait interprétée. Il était difficile, dans un travail comme ça, de trouver un plus bel exemple offert à l'analyse. Regarde, Ionesco, l'un des dramaturges les plus célèbres de son époque. Il jouissait donc d'une aura, au sens où l'entendait Benjamin, évoqué tout à l'heure. Il jouissait d'une aura et d'une figure médiatique importante. Une pièce du répertoire de l'absurde, écrite et publiée. Autrement dit, un ouvrage qui circule dans le corps social par la médiation du livre. Par ailleurs, une mise en scène théâtrale, on est en pleine intermédialité là, on va sur le cœur de l'intermédialité. Une mise en scène théâtrale bénéficiant de la médiation théâtrale, décor, scène, le corps des acteurs, travaillé par la photographie, le jeu des acteurs, etc. Laquelle représentation a effectivement été photographiée pour la presse dans un premier temps et photographiée pour Massin. Donc on profite aussi ici de deux nouvelles médiations, la photographie et les médias. Pour clore enfin cette interprétation typographique dans un ouvrage qui devait recevoir la médaille d'or de l'exposition internationale du livre de Leipzig en 1965. Décidément, cet objet d'analyse offrait une palette très riche de jeux d'énonciation et de réénonciation de nature fort diverse. Nous sommes effectivement en pleine intermédialité. L'approche de cet objet cumulant autant de strates de réécriture médiatique était évidemment propice à faire remonter les trois concepts de l'énonciation éditoriale, à commencer par la polyphonie énonciative. Et Massin s'y était essayé dans le générique de l'ouvrage. Il précise « Interprétation typographique de Massin et photographie d'Henri Cohen d'après la mise en scène de Nicolas Bataille et avec le concours des comédiens du théâtre de la compagnie Nicolas Bataille », comme le rappelait tout à l'heure Valentina. En page 4, il donne également les noms des comédiens de la compagnie de Nicolas Bataille. Autrement dit, y compris à l'intérieur du livre, il annonce en quelque sorte le générique de cette polyphonie énonciative. Pourtant, il reste quelque chose. Il reste un impensé hérité de l'histoire du livre. Ce générique est incomplet. Il ne comprend pas tous les acteurs de l'atelier graphique de Gallimard, tous les imprimeurs, les relieurs et autres acteurs industriels de la chaîne du livre qui ne sont pas non plus présents. Ils ont sombré dans la mémoire de l'oubli. La liste des acteurs de l'énonciation éditoriale est donc incomplète. Reste l'image du texte évoquée à l'instant, mais sur laquelle j'aimerais dire un dernier mot. Sur ce document particulièrement intéressant, on en a vu d'autres tout à l'heure présentés par Giovanni et Valentina, et je pense que nous en verrons donc dans la journée, que j'ai qualifié de storyboard, le storyboard mis en place par Massin me donne l'occasion de revenir sur un point essentiel qui est la question de l'image du texte, et j'en finirai avec cette remarque. Je ne suis pas trop en retard, j'espère. Je n'aurai pas le temps de l'analyser en détail, pourtant c'est un objet superbe, mais je me contenterai d'un certain nombre d'idées simplement. Je voudrais prendre l'occasion de ce document pour signaler la pluralité des modalités énonciatives mises en œuvre par l'auteur
j'insiste sur la pluralité des modalités énonciatives matérielles mises en œuvre par l'auteur. Au centre, vous voyez, au centre sur la colonne centrale ici, c'est en fait Massin a tout simplement pris l'ouvrage chez Gallimard où était publiée la cantatrice chauve, il l'a complètement découpé, il l'a déconstruit, et à partir de chaque collage, ça c'est un véritable coupé-collé pour le coup, à partir de chaque collage de chaque page, bah, en fait il fait son travail avec sur votre gauche ici ce que j'ai appelé des didascalies éditoriales, et puis ici sur la description en fait de son chemin de fer, et donc c'est sur ça que je voudrais m'arrêter. Au centre donc, le texte de Ionesco, à gauche ici les didascalies éditoriales, et à droite le storyboard, la maquette, en fait le chemin de fer qui est en train de se préparer. Storyboard éditorial où figure le découpage des doubles pages. Et donc là, la remarque de Mallarmé évoquée tout à l'heure est particulièrement prégnante. Massin indique donc les idées et les techniques qu'il souhaite mettre en place. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il ne décorrèle pas la technique de son travail des idées qu'il met en œuvre. Les deux sont intimement liés. On a donc le découpage du texte, les variations typographiques, le travail sur la photographie, la mise en page, la mise en scène, et tout ça passe par toute une série de calques, de reproductions, de photographies, de photocopies, de rééditions, de couper-coller, etc., etc. Au final, tout ici entre dans la signification de l'ouvrage que nous avons entre les mains. Pour son travail, Massin magnifie la part oubliée du livre. Et cela s'effectue à travers la matérialité expressive du livre, les diverses matérialités primaires traitées, photographie, typographie, écriture, etc., etc. Parallèlement à l'usage et des supports techniques, calque, photo, impression. Et j'en finirai là. En cela, le geste créatif de Massin a été un moment archéologique décisif de l'énonciation éditoriale, et il illustre et prolonge de manière beaucoup plus profonde la critique théorique du logocentrisme pardon, qui a été portée par Anne-Marie Christin, par Jacques Derrida ou celle dans laquelle je m'inscris, et, mais il le fait, lui, non pas d'un point de vue théorique, mais à partir de ce que Tim Ingold et de ce que De Certeau appellent les arts de faire, c'est-à-dire les arts de la main. Je vous remercie de votre attention. Grazie mille, grazie infinitamente a Emmanuel Suger per questa densissima e ricca di spunti con il gran finale della, come dire, della chemin de fer della cantatrice che, confesso, non avevo visto nemmeno neanche io, quindi è un documento molto prezioso quello che ci ha mostrato. Tantissimi gli spunti che si potrebbero cogliere, dall'idea di rivendicazione del gesto tipografico, che è anche un'idea, se vogliamo, politica, di capacità di affermazione della propria voce all'interno della produzione della comunicazione visiva, e alla questione dell'infraordinario su cui poi torneremo. E naturalmente il tema importantissimo del l'annunciazione editoriale, quindi di Massin, nel nostro specifico come un grande personaggio che ha gestito tutte queste dimensioni. Volevo soffermarmi solo su un aspetto che a me personalmente, nella mia particolare prospettiva, colpisce sempre ogni volta che mi trovo a ragionare su un testo di Massin, quindi a ragionare su un'interpretazione tipografica di Massin, ed è l'equilibrio molto sapiente che lui riesce sempre a gestire tra la dimensione dell'infraordinario del testo corrente, che dobbiamo dimenticare, ma più semplicemente la dimensione della lettura, e la dimensione invece del visibile. E dalla mia prospettiva di analisi, o meglio le ricerche che ho condotto, che ho cercato un po' di esporre questa mattina, per me è molto interessante ragionare proprio su
questo passaggio, questo declic da un livello all'altro, ovvero bisogna saperlo gestire. Ci sono protagonisti come Lévi-Strauss molto più consapevoli di questa voce creativa e creatrice del tipografo, ma se mostra bene ogni volta quanto la parte di servizio della scrittura stia comunque a contatto e in frizione con la sua parte visiva. Dalla mia prospettiva, io penso sempre a questo passaggio come una sorta di detournement, per dirla con Gray Mass, no? In ogni cosa che vediamo c'è sempre alla fine un atto decisionale, per cui siamo inconsapevolmente noi, implicitamente noi, che decidiamo se aderiamo in quello che vediamo a un codice notazionale, ovvero se decidiamo che quello è scrittura, o invece se decidiamo che quei segni sono invece immagine. Perché a considerare la materialità della scrittura, dobbiamo operare proprio per traslazione, quindi abbandonare una direzione di lettura, abbandonare consapevolezza dell'infraordinario, invece decidere di concentrarci sulla materialità della scrittura. Quanto conta questa dinamica, questo saper passare da una dimensione della lettura, dell'immagine, perché questo è in Massen, e la teoria dell'enunciazione editoriale, come spiega questa capacità di gestione quasi rocambolesca che Massen ha tra queste due grandi polarità, quella del leggere e quella del vedere? Allora, Valentina, si on a une heure ou deux, c'est bien. sinon ça va être plus juste. Lo teniamo per dopo. Mais pour tenter un début d'échange sur cette question, qui est une question essentielle, je dirais simplement qu'en fait, je vais sortir d'un regard sémiotique, d'un regard linguistique évidemment, d'un regard sémiotique, et je vais essayer de me placer en tant que lecteur. Lorsque je perçois, et je me place pas du côté du fabricant, de celui de Massin, du typographe, du dessinateur, non, je me place en tant que lecteur. Lorsque je perçois un texte, la perception que je vais en avoir va dépendre aussi d'une chose dont je n'ai pas encore parlé, qui est le projet de ce que certains théoriciens appellent le projet de lecture que je vais avoir. Roy Harris dit ça d'une manière très intéressante, je ne reviens pas là-dessus. Certains théoriciens de l'écriture ont travaillé sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie de lire? Et ce projet-là est un projet essentiel parce que si je regarde le texte de Massin, ou n'importe quel texte, et que j'essaye de lire le texte, je vais avoir en conscience cette idée que je veux lire le texte. Donc je vais faire abstraction petit à petit, en fait, de sa dimension visuelle et de sa dimension matérielle. Parce que ça va être nécessaire, parce que sinon je ne vais pas arriver à le lire. Et donc, nous sommes constitués, alors je reviens après sur notre constitution interne, d'un point de vue neurobiologique. Et c'est important parce que nous avons deux regards. Je reviens là-dessus après. Ça veut dire que ce que j'ai dit d'un point de vue phénoménologique, c'est lié aussi au projet que nous avons, nous, en tant que lecteurs, lorsque nous sommes en train de lire ou de voir quelque chose. Et c'est tout simple, par exemple. Quand je suis avec les étudiants d'Estienne, par exemple, leur métier ou leur futur métier, c'est la typographie, c'est le design, etc. Lorsque je suis avec les étudiants de la Sorbonne, c'est des gens qui travaillent sur le texte, etc. Et bien, leur regard n'est pas le même. Et ça, c'est intéressant. Quand ils appréhendent un texte, et bien, en fait, un élève d'Estienne, un étudiant d'Estienne, moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il regarde le texte, il dit « Ah ouais, oh, ça, c'est une garage, mais pourquoi il l'a dessiné comme ça ?» Et son regard, en fait, est un regard de professionnel déjà, qui s'intéresse à la visualité. Donc, dans certains cas, et alors ça, c'est quelque chose d'étonnant, dans certains cas, certains maquettistes, certains typographes ne savent pas ce qu'ils typographient ou ce qu'ils donnent à voir, ou ce qu'ils mettent en texte. Ils ne connaissent pas le texte. Inversement, il y a des gens qui lisent qui sont absolument incapables de dire, est-ce que le lecteur moyen de la Pléiade, par exemple, connaît le nom du caractère qu'il y a dans la Pléiade? Non, les gens de métier le savent.
Nous savons tous que cette Garalde, elle a quand même un caractère tout à fait particulier, qu'elle a une beauté qui est dessinée de manière... qu'elle a son histoire, qu'elle raconte quelque chose, qu'elle véhicule une culture. Mais le lecteur lambda accueille ce texte dans sa livrée graphique, pour le dire comme le disait Blanchard, par exemple, dans sa livrée graphique, sans nécessairement déconstruire de manière consciente le rapport à la visualité, d'accord? Et donc, ça n'est pas... Je déplace la question, Valentina. Ça n'est pas dans l'objet qu'est la différence, c'est en nous, dans le projet et notre manière de regarder. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que d'un point de vue sémiotique, on ne peut pas dire la même chose. D'un point de vue sémiotique, l'écriture, elle est toujours déjà une matérialité, une visualité, et donc elle a toujours déjà sa dimension signifiante, matérielle et visuelle. Et là, des gens comme Massin le savent parfaitement parce qu'ils le travaillent au quotidien. Tout graphiste le sait, ça. En revanche, combien de gens ne font pas attention à ça? Alors, maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que il y a deux choses. Il y a mon regard à moi et puis il y a le regard du graphiste. Quand Massin fait exploser, par exemple, dans la page que je reprends là, dans la page par-ci par-là de Ionesco, fait exploser la page, fait exploser le texte, il va jouer sur... Il sait très bien que les lecteurs ne vont pas lire le texte. Il le sait. Il en joue. Et il s'en fout, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de donner à voir autre chose. Il nous donne une autre expression. Donc là, le texte, il peut disparaître, on s'en fiche. Ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Et donc, c'est toujours des tensions. Il y a une tension entre un désir, une volonté d'un praticien, d'un artiste, par exemple, et de l'autre, celui du lecteur. Celui du lecteur, le lecteur qui voudra lire le texte de Ionesco, il n'ira pas sur le texte de Massin. Il ira en collection folio, ou il ira dans la Pléiade. Il n'ira pas sur... Pourquoi ? Parce qu'il ne trouvera pas l'information dont il a besoin. D'accord ? Et donc, en fait, il y a la rencontre de ces deux. Et donc, ça, sémiotiquement, ça n'est pas interne à la lettre. Il faut sortir de ce regard-là, il faut sortir de ce regard sémiotique pour entrer, alors j'aime beaucoup ce que disait Giovanni Baroli tout à l'heure, pour entrer dans une intermédialité que l'on va comprendre autrement d'un point de vue phénoménologique, d'un point de vue anthropologique et du point de vue du regard. Alors, deux mots sur le regard, puisque je viens de l'évoquer. Il y a un théoricien du regard, enfin un neurologue, pardon, Lionel Nakache, qui a expliqué très clairement que nous avons deux types de regards. Un regard générique, je fais très très vite, hein, mais l'idée c'est ça, un regard générique qui est un regard de survie. S'il y a un animal qui passe dans mon champ et qui est un animal dangereux, il faut que je le perçoive et que je m'en aille. D'accord ? C'est un regard très 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 large. C'est un regard qui relève en fait de l'instinctuel. Et ce regard ne passe pas par la conscience, c'est-à-dire il n'est pas traité par la conscience. Pourquoi ? Ben parce que si dans mon champ très vaste, il y a un animal dangereux ou une voiture, nous aujourd'hui dans nos univers urbains, une voiture qui passe, je ne vais pas me dire « Ah oui, ça c'est une voiture, c'est dangereux. Ah oui, ça c'est un lion, c'est dangereux. Il faut que je cours, c'est trop tard, il m'a bouffé. » Donc en fait, il faut que je réagisse, et donc ça c'est au niveau de l'instinct, d'accord ? Et ce regard-là ne passe pas par la conscience. Et nous avons un deuxième type de regard, le regard que nous utilisons notamment pour la lecture, qui est un regard focalisé, beaucoup plus étroit, qui ne prend pas en compte la largeur que j'évoquais à l'instant, qui est beaucoup plus focalisé, et ce regard passe par un circuit neurologique qui est différent. Et ce circuit neurologique passe par la conscience. Il a un traitement qui est plus lent. Alors on s'entend bien, c'est des lenteurs en microsecondes, mais il a un circuit qui est beaucoup plus lent. Et c'est l'association de ces... Alors, l'hypothèse que je formule, c'est l'association de ces deux regards qui fait notre pratique de lecture ordinaire. Lorsque nous sommes en train de regarder un texte comme celui que nous avons sous les yeux du par-ci par-là de Massin. Hop, la perception, elle est générale, on le reçoit comme ça.
Et puis, lorsque nous allons entrer, par exemple, dans la lecture de la référence, on va focaliser notre regard. Notre regard de lecteur, il passe en permanence entre l'un et l'autre. Ils ne sont pas dissociés, ces deux regards. Ce sont deux regards que nous gérons en permanence intérieurement, d'un point de vue neurologique, et qui vont, en fonction de notre, ce que je disais tout à l'heure, en fonction de notre intérêt pour telle ou telle chose. Si je suis intéressé par la lettre et que je veux rester tranquillement en train de jouir de l'espace que la lettre m'exprime dans un rapport à l'affiche, je vais être en recul, tranquille. Si je veux aller vers la lecture plus précise de l'information dont j'ai besoin, et bien là, je vais changer de mon regard. Et ça, je le fais en permanence. Et notre lecture, l'hypothèse que je fais, c'est que notre lecture est une dynamique extraordinairement rapide, souple et fine entre ces deux types de regards. Et donc, et j'en finis là-dessus, ça n'est pas dans l'objet sémiotique qu'est la réponse, c'est en nous qu'est la réponse. La réponse sémiotique, elle doit être cherchée d'un point de vue anthropologique dans le mode de fonctionnement que nous avons. Et c'est ça ce que je propose à travers l'idée d'énonciation éditoriale. Voilà, c'est un début de réponse, Valentina. Grazie mille. Sono anch'io assolutamente d'accordo su questo doppio sguardo che corre e che contribuisce a formare l'enunciazione editoriale, nel senso che imbrica in un unico meccanismo chi guarda e chi ha prodotto quell'immagine, a seconda dei diversi modi in cui decidiamo di guardarla, però ho l'impressione che Massen, da esperto qual era di queste dinamiche, soprattutto nella sua produzione ultima, più sperimentale, giochi proprio volutamente su questa intersezione, su questo doppio sguardo. Quindi ci propone, ad esempio, Impero Lunero, anche nella Voix Humaine, oppure in tutte le situazioni più estreme, proprio la manifestazione di scritture estremamente sfidanti. Quindi si fa presto a chiamarla tipografia servente, ma sì, è servente, ma allo stesso tempo assolutamente, assolutamente sfidante. Cioè, la mia impressione quando guardo oggetti come quelli di Massen è che ci sia proprio un'accentuazione di questa volontà di mettere insieme queste due dimensioni, come una sfida a noi che guardiamo, tipo vediamo adesso se riuscirai a leggere quello che ti propongo, e sono certo che potrai perché è tutto assolutamente leggibile, ma prova tu a dirmi che questo è typographie servante. Cioè, ho l'impressione che Massen arrivi a un tale livello di da mettere proprio in gioco proprio questo stesso metadiscorso, ecco, sul modo in cui i due livelli si intersecano, ma potremmo continuare a parlarne per giorni. Mi limito solo a dire che sulla questione del dare a vedere, che mi pare interessantissima, occorre riflettere dopo e magari ci torneremo sicuramente nell'ambito della nostra tavola rotonda. Stavo guardando la notte per domande per Emanuele, finora non ne sono arrivate. Ci sono, naturalmente, io chiedo anche ai relatori, a tutti coloro che ci seguono, se hanno domande da porre, altrimenti ci riaggiorniamo alle 2:30 per gli interventi del pomeriggio e la tavola rotonda. Direi che non ci sono domande, allora forse ringrazio tutti i relatori intervenuti adesso, questa mattina, moltissimo, i traduttori e tutti, e vi do appuntamento alle 2:30 se non ci sono domande ulteriori. Siete d'accordo? Ci riaggiorniamo per quell'ora. Bene, grazie. Benissimo. Allora, grazie. Ripetiamo sempre su questo link. A più tardi.